C'ho il concerto di Max Pezzali qui. No, Wow. lasciami stare Max Pezzali, lasciamolo stare. Grande Buonasera a Max. tutti. Ora parte, c'è la pubblicità su YouTube, però buonasera a tutti. Buonasera. Allora, cosa dai? Buonasera, se c'è la pubblicità. Allora Ora siamo live su YouTube anche, vai. io ho preparato una breve presentazione perché devi sapere, Roberto, che molti dei nostri utenti sono giovanissimi, quindi hanno bisogno di un refresh. Stai dando del vecchio a Roberto? Assolutamente Io no, siamo noi che siamo compreso, troppo anche se sono giovani. giovanissimo. Allora, vai, vai. Di che anni siete voi? Io sono 74. Beh, io e 91. Fede siamo, e Mullà siamo, io 79, quindi io mi Ma vai in culo, ricordo vai, c'ho certe 8 anni meno cose. di te, c'ho, siamo cosa siamo? Scusami, No, vabbè, ma non siamo noi, tanti, noi siamo vecchi, no. uguali, chi ci segue magari. Allora, professionista dal 1986 al 2003, è stato al via di 28 grandi giri, tra cui 16 giri d'Italia e 11 Tour de France, dove è arrivato tra l'altro sesto nel 94, anno in cui ha vinto una tappa, così, una tappetta sull'Alpe d'Huez. Tra gli altri è stato compagno di squadra e gran gregario di Moreno Argentin, Maurizio Fondries, Pavel Tonkov, Mario Cipollini, Michele Scarponi e ovviamente del grande Marco Pantani. Lui era nella squadra del Giro 98, del Tour 98, di quella magica doppietta. Roberto Conti, ciao. Ciao a tutti, Ciao, buonasera. benvenuto. Ciao Roberto. Ciao, Ciao, ciao. Ma come allora, stai? parti te con Come stai, il tour. Roberto? Tutto bene? No, dai, sto bene. Con gli anni che passano sto bene. Vado un po' meno in bici, mi diletto di più nel mangiare e nel bere, però dai. Anche perché da quelle parti si mangia e si beve bene, Sì. Faenza, la Romagna, tanta roba. Vabbè, Bene, adesso ne dobbiamo parlare. lui è emiliano, quindi un po' ce la fai da un pochettino. Senti, beh, il ciclismo lo segui ancora, anche se sei fuori, diciamo, da questo mondo, fai tutt'altro, Sì. No. però lo segui ancora. Lo seguo perché mi piace, è sempre stata la mia passione. E dirti la verità, il mio idolo, lo idolo, tifo per Van Aert. Eccolo. Te dirai, tipo, ma andavi in salita, tipo, no. No, però devo dire che questi ragazzi qui sono tutti dei bellissimi corridori, ottimi corridori. Però vabbè, Bellissimi, insomma, Ben Healy non è bello in bicicletta, eh? etico, atletico, Bene. scusa la parola, no, sono forti, e mi piace perché sono garibaldini come corrono, a volte seguono un po' troppo, cioè chi è in macchina non gli fa la tattica giusta a volte, però dai, ci sta. Sbagliano parecchio, dici, eh? Sì, perché Pogacar per me è il tour. Io quando è caduto la Liegi ho detto lui vince il tour, perché lui è parte molto forte e ha bisogno, se vuoi andare forte al tour devi recuperare un periodo. E la rottura del polso era un'ottima scusa per allenarti un po' meno, per recuperare. Però cosa devi fare? Quando arrivi al tour, la prima settimana devi stare calmo, tranquillo, non devi spendere, perché la condizione deve crescere piano piano. Invece lui è un generoso, ha aperto subito il gas e dopo trovi un giorno che ti trovi in difficoltà, ecco. Qualcuno Che è di quello noi lo che è diceva, successo. Fede. No, è quello. Infatti, guarda, prima domanda a Roberto. Scusa se ti Sì, è vai. successo quest'anno, ma Reduce dell'anno precedente, che aveva fatto la stessa cosa, l'ha ripetuto lo stesso errore, Allora, se lo dice Roberto Conti, che ha un po' di esperienza, ha corso tanti grandi giri, tanti, e ha corso insieme, insomma, a fenomeni, tra cui Marco Pantani, insomma, un pizzico di verità, forse nelle cazzate che dicevamo c'era allora, credo, no? Perché noi siamo sostenitori di queste energie sprecate negli scattini, nelle volatine, nei piazzamenti inutili per il quinto posto di una tappa, ma fa lo sprint. Cioè, ecco, queste energie qua effettivamente poi le perdi e ti vanno a mancare in un giorno importante come poi quello appunto del Granon dell'anno prima o del Col della Loz di quest'anno. Io quando correvo, i vecchi li ascoltavo sempre, andavo
a cercare di rubargli i segreti. Ero molto amico di Marino Lecarretta. Lecarretta era uno che faceva Vuelta, Giro e Tour. E mi diceva, in una grande corsa a tappe, te parti con 22 monatine, monete. Se te ne spendi 2 al giorno, arrivi l'ultima settimana che non ne hai più. Devi cercare di spenderne anche a volte meno di una per avere, arrivare nei appuntamenti importanti, quasi sempre sono l'ultima settimana, di avere una questione ottima. No, infatti, guarda Roberto, hai sfondi una porta aperta, no? Perché tanto ormai citazioni al 98, a 80 anni se ne farà 10.000 stasera. E io mi ricordo, no, che in quegli anni lì, no, che a fine 90, inizio 2000, c'era questa tendenza a iniziare i grandi giri a tappe con una forma non precaria, però in via di definimento, diciamo, no, che non al top. Mi ricordo il Pantani del 98 al Tour, andò al Tour con una forma approssimativa rispetto a quella del Giro d'Italia, no? E man mano che le tappe aumentavano trovò la gamba. E infatti si parlava di un Pogacar che arrivava al Tour, è vero che era un Tour già esigente dalle prime tappe, quello è ovvio, va detto, quello di quest'anno, anche dell'anno scorso. Infatti sono cambiati i percorsi. Cioè, sono cambiati i percorsi, poi... certo. Non ci sono 10 tappe per velocisti i primi 10 giorni, come era negli anni 90, questo è chiaro. Però effettivamente la tendenza era quella di, anche se arrivavi un po' scarico, l'ultima settimana uscivi fuori, no? alla distanza. Tutti i 10 giorni, diciamo. Sì, in realtà in questi anni sta succedendo l'opposto, forse colpa dei percorsi che sono subito impegnativi le prime settimane? Ma forse, ma secondo me anche la mentalità del ragazzo, ecco, io vedo questo, perché lui ha la fortuna che con poco trova subito la condizione, secondo me, è un ragazzo che ha subito il ritmo. Però dopo, essendo generoso, vai a spendere di più, non se ne accorge che spendi di più di quello che può spendere. Poi bisogna mettere anche in conto che adesso i grandi giri, specialmente il Tour, è sempre più caldo. Perché quando l'abbiamo fatto anche noi, trovavamo freddo all'inizio e molto caldo l'ultima settimana. Invece adesso trovano sempre molto caldo e col caldo fai fatica a recuperare. Per cui anche lì gli sforzi devi dosarli, ecco. Ho guardato, il primo Tour che ha vinto, l'ha vinto a settembre. Il secondo Tour che ha vinto, li ammazzò tutti in quella tappa che pioveva. Sì. I due Tour che ha perso c'era un caldo bestiale. Non vorrei che soffri un po' il caldo, ecco. Sì, sì. Ricevuto a Mykonos per mi gioco i soldi ricevuto a Mykonos per Conti, la donazione di Roberto Pestarino. E ti voglio fare un'altra domanda, no? Non so se stai seguendo la Vuelta, Roberto, c'è Kuss che è al suo terzo grande giro dell'anno, ha fatto giro, Tour e Vuelta, e tra l'altro ha fatto un giro chiaramente non da protagonista primario, però è stato un gregario, come eri te, un gregario, l'ultimo gregario, quello che contava veramente tanto in salita, eri te rispetto a Pantani, ma è stato anche Kuss al giro rispetto a Roglic, e è stato Kuss al Tour rispetto a Vingegaard. E al Tour, se non fosse caduto nella caduta di Carlos Rodriguez, vado a memoria, mi sembra di sì, avrebbe fatto sicuramente top 10. Sì. Quindi, insomma, viene da un giro corso da signor gregario, dove ha fatto ottime prestazioni in tappa in salita. Ha fatto un po' di classifica anche lì. E ha fatto un po' di classifica anche lì, 14esimo. Sì, comunque, al Tour avrebbe fatto top 10 senza una caduta e ha fatto un signor Tour de France. Alla Vuelta ha vinto una tappa, si è difeso benissimo a crono e non era il suo terreno, ha sempre fatto schifo a crono, invece è andato bene. Ha la maglia di leader, ha dei secondi abbastanza per ora di vantaggio, vediamo domani su Evenepoel e compagnia e anche due compagni di squadra, Roglic e Vingegaard. Com'è possibile che 3 giri a tappe in un anno e vai sempre meglio, cioè giro gregario, Tour gregario classifica, Vuelta classifica? Non è possibile. T'ho detto prima, buon americano, mullà. Ti dicevo, come ti ho detto prima, Lecarretta era uno che riuscì a fare Vuelta, giro e Tour. La Vuelta c'era in aprile, il giro a maggio e il Tour a luglio. Lui per esempio, quando andava troppo forte alla Vuelta, al Tour aveva un calo. Invece a volte andava così così alla Vuelta, al giro meglio e al Tour benissimo. Bisogna vedere, per esempio, il Giro d'Italia.
diciamo, non è stato molto combattuto. Per me non ha speso tanto. Non ci sono state delle tappe cadute, mentre Altura ha lavorato molto di più. Certo. Però io ho paura che qui alla Vuelta la terza settimana la paghi, ecco. Io gli auguro di no, perché è un signor corridore, però ho paura che la può pagare. Vabbè, comunque, fino a quel che ha fatto adesso, cioè fino ad ora, è una roba inaspettata a prescindere, no? Poi se pagherà domani, ok. No, allora, secondo me si può fare, come ti ho detto io, l'importante è i tempi di recupero che c'hai tra giro e tour, come li gestissi. Non devi fare nient'altro. Quando hai fatto il giro, io facevo giro e tour, finito il giro facevo una settimana che non toccavo la bicicletta. E poi dopo, totale. E poi dopo ricominciavamo, ci allenavamo, curavamo, facevamo pochi lavori di soglia, ecco. Facevamo tanto fondo e niente lavori di soglia, perché sapevamo che le prime tappe al Giro di Francia ci mettevano subito in condizione, ecco, trovavamo il ritmo. Sicuramente comunque, avrà fatto una cosa così, ecco. Comunque Roberto, ora, io ho una memoria ciclistica, però vado dal 96, 90, 94 un po', e quindi non so prima, non ho memorie degli anni 80 e andando ancora in giù. Però nella storia recente penso che Kuss sia il corridore che ha interpretato i tre grandi giri nel solito anno non facendo la comparsata. Cioè, mi viene in mente Adam Hansen, che è ora il rappresentante dell'Associazione Corridori. Sì, ha fatto lui in un anno giro Tour e Vuelta, però un conto è fare un bel po' consecutivo. Fa il gregario in pianura, azzecca una fuga ogni tanto, se riesce a vincere una tappa. Un conto è aiutare compagni in salita, dar tutto nelle tappe veramente dove si fa fatica e oltretutto andando in crescendo, come ho detto prima, da giro alla Vuelta andato in crescendo. Diciamo che Kuss è un corridore, il top, diciamo che sono dei 2000. Kuss è un 1800 di centrata, è un 1800. Gli manca un po' la crono, però Kuss potrebbe fare benissimo il capitano alla Trek o l'Ineos. Se fosse l'Ineos gli farebbero fare il capitano sia al Tour che al Giro, perché l'Ineos in realtà la Jumbo gli ha dato qualche chance 2 o 3 anni fa, no, di fare il capitano, e lì ha toppato lui, però ha detto che preferiva fare il gregario perché fare il corridore non servono solo le gambe, dopo ci vuole anche la freddezza, non farsi emozionare. Quando te il giorno dopo sai che c'è una cronometro, alla notte non dormi, arrivi scarico. Il campione queste cose qui non ce l'ha, dorme tranquillo, hai capito? Invece Kuss può darsi che sia un emotivo, la sente, stanotte dormirà bene che sa che domani c'è un tappone importante. Anche perché ha le spalle abbastanza coperte, direi, in squadra. Quindi... Sì, ma sei... Però secondo me gli altri due sono lì che aspettano che si stacca. Grazie Ale RR che mi ha ricordato che meglio di Kuss ha fatto Valverde nel 2016, terzo al giro, sesto al Tour e dodicesimo alla Valverde. Sì, però è andato calando. Bravo, è quella la differenza grossa. Questo non è normale, ma è già più normale. Cioè, va in calando e questo ha già più un senso logico. Quello ha fatto Kuss invece è diverso. È andato un crescendo. Sì, perché se ci pensi, 14esimo al giro, poi al Tour avrebbe fatto top 10 tranquilla, proprio senza. Quindi lui sta salendo. Ora lotta per i primi 5. Quanto meno top 5, almeno. Credo. Sì. Senti, Roberto, una domanda su Evenepoel, perché è atteso ad una prova importante domani e anche sabato un'altra tappa impegnativa. Finora si è difeso bene. È andato in difficoltà solo in una tappa, però si è gestito, è arrivato comunque, mi sembra che abbia perso una trentina di secondi, non di più, dai primissimi. Come lo vedi tu, Remco, a questa Vuelta? Dove può arrivare? Remco come prima ho detto, di 1800, lui è un 2000 di cilindrata, è un corridore. E secondo me dipende se per esempio domani lo staccano, si difende bene come si è difeso l'altro giorno, per me può far bene. Perché lui sa che i suoi avversari sono Vinegar e Roglic e deve correre con la testa. Per esempio se Asu
Aso si chiama, quello della UE. Ayuso attacca, lo deve lasciare andare, deve far muovere quelli della Jumbo, non deve essere lui in prima persona. Ci vuole questa freddezza qui, per vincere bisogna deve anche rischiare di perdere se vuoi vincere. Deve usare la tattica, perché lui è lui contro tre. Deve usare un po', perché questi tre qui domani aspettano che attacca lui. Invece io, se fossi lui, lascerei andare via Ayuso, poi dopo c'è Mas, si chiama così, il ragazzo della cosa. Così si devono muovere anche gli altri, li fai muovere. Devi usare perché sulle salite lunghe sempre quel punto di domanda, però ti sta simpatico, no? Dai, poi. No. No, infatti era, cioè, ci ho provato, l'ho buttata lì perché, come dicevo, in Romagna troppo patacca. che abbiamo capito, te l'ho chiesto perché anch'io sono della tua stessa opinione della stessa, cioè, diciamo, sensazione, però sei forte, lo sappiamo, sei forte, però non lo devi fare vedere, esaltare, cioè troppo arrogante. Per esempio, anche l'altro ieri c'era la sua squadra che tirava, a un certo punto li ha messi tutti a pari. Ma... sì, l'ha fatto ieri. Catenaccio come a calcio, come tutti la DSM, non si detto, passa. Cosa fa questo? Ho detto, non lo so. Però domani questa tattica non può farla. No, mi sa che non funzionerà. No, perché quelli della Jumbo sono furbi. Domani, chi lo sa, nella prima salita mandano via Vindegaard. Chi è che tira? Dopo succede come che è andato via. Anche Kuss. Perché questo se può entrare in un altro argomento, perché ci sarebbe la OAE, no? Che è un'altra squadra. Però, è un'altra che ne ha tre, però. Te che comunque hai fatto il gregario, cioè hai fatto anche la tua carriera chiaramente con grande soddisfazione, ma comunque hai fatto anche il gregario e non so se ti stai, cioè se te ne sei accorto anche te comunque che nessuno vuole più fare il gregario, cioè sempre meno, sempre più malvolentieri, si parla anche di clausole nei contratti per non fare il gregario a quello, a quell'altro, cioè vedi per esempio tre corridori, no, della OE, Soler, Ayuso e Almeida, tutti e tre si considerano capitani. Com'è possibile? Cioè, non sono una squadra, perché una squadra ha bisogno di qualcuno comunque, dici te, va via Vinga, di chi tira? La OE, che è la più forte, non tira, perché chi tira della OE se sono tutti capitani? Cioè, più un velocista in mezzo. È un po' un cortocircuito, no, nelle tattiche. Lì il discorso che ti ho detto prima, bisogna vedere la sera a tavola chi fa le tattiche, quello che si dicono, cosa decidono. Quelli della Jumbo, secondo me, sono organizzati bene, hanno anche un direttore sportivo sveglio, sa cosa, e i ragazzi sembrano armoniosi, ecco. Gli altri, vediamo domani, perché lì sicuramente la Jumbo stasera si confronta, dicono come stai, ci vuole l'onestà del corridore. Perché se vedi che non stai bene, dici guarda io non sto bene, e allora cambi la tattica, dici allora vai dentro la fuga, così scombussoliamo le acque e vediamo cosa fanno gli altri, capito? Dopo lì ci vuole l'onestà dei corridori, e quelli della Jumbo sembrano abbastanza coesi, ecco. Quante volte hai fatto il Tourmalet, Roberto, ti ricordi? L'ho fatto parecchie volte. Un po' di volte, Mi ricordo una volta... l'anno che Ruminger arrivò secondo al Tour, attaccò sul Tourmalet 95 no, aspetta, 92 forse era 90. E mi ricordo che salivando dalla parte dove sono saliti quest'anno al Tour, non dove salgono domani, andavamo dove salgono domani, e Miguel l'ha lasciato andare in vetta, Ruminger scollinò con un minuto e mezzo. E eravamo un gruppetto di 15, così c'era Vira, quella gente lì. Dopo due tornanti, Miguel ci ha staccato tutti. Quando era finita la stradina, perché c'è quella stradina stretta, dura 7-8 km, che è pericoloso. Miguel aveva già preso Ruminger. Non gli ha lasciato spazio. No, quando hai detto V-Rank, gli occhi del Mullà si sono illuminati un attimo. Era suo grande fan. Corridore di beep. V-Rank, come si fa? Roberto, come si fa ad amare V-Rank?
Non come si fa? No, amiamo Almeida, insiste, che non ha mai fatto uno scatto, ha fatto uno scatto in tutta la sua carriera dopo 7 anni, 10 anni che correva. No, amiamo quelli che corrono bene perché corre in difesa. Amiamo bene perché corre in difesa e basta. No. Cioè, amiamo queste gente qui, non gli scalatori che partono a 100 km dalla linea. Oh, gli ho toccato Mirenco, gli ho è bello, è interessante quel ciclismo che vedi te, è emozionante. Vai, vai. No, Virenk era un corridore, era diciamo così, a volte un po' arrogante, capito? Però, oh, era... Però era combattivo, non mollava mai. Ah, sì. E diciamo che era quasi il Chiappucci francese. Ha vinto un po' di maglia può anche lui. Era un combattente. Sì. Sì. E ti faccio, allora, facciamo un po' di Amarcord, dai. Un po' no, no, ci vuole. Siamo nel moderno. No, no, un po' da Amarcord ci vuole. Allora, io vorrei... Se non fa la Amarcord non è valida. Dici, Roberto, scusami? Che c'è il Cattaneo, il gregario di... Evenepoel. Andando forte, veramente forte. Ci ha promesso un video saluto di Evenepoel, noi lo stiamo aspettando, da parte di Cattaneo. Altrimenti, ma veramente forte. Sì, sta andando, è l'unico gregario che ha Evenepoel in salita. Sì, sì. Non ce n'è altri. Solo ma è andato l'altro giorno a Crono. Sì. E la tappa di ieri, Ganna vinceva la tappa. Se c'era Ferretti, sì. Ferretti sulla miraglia, vinceva la tappa. Ha tirato per Thomas e poi Thomas non andava, andava molto più forte lui di Thomas. Sì, perché se c'era Fretti diceva te a 10 km dell'arrivo prova ad andare via, se Ganna va via a 10 km dell'arrivo che gli prende 20 secondi non lo prendono più, con la salita che era è andato forte, vinceva la tappa, perché dopo l'ultimo era uno strappo di 800 metri, vinceva la tappa. Questa, allora, questa foto è storica, perché qui siamo sulle F2S nel 94, tanta roba. Sì. Lì c'era stata una fuga, no, Roberto? Sì, lì partivamo, il giorno prima avevamo fatto il Movan Tour, che ero arrivato quarto, che era, vinse Poli, che aveva... Ah, sì, sì. E io ero in albergo la sera con la Banesto. Allora noi alla mattina ci alzavamo, noi italiani, abbastanza presto a fare colazione, sai, dovevi mangiare tre ore e mezzo prima della corsa, quelle cose lì. Noi avevamo finito di mangiare, io salivo le scale per tornare in camera, incontro Miguel, mi fa, dove vai? E vado in camera a prepararmi per la corsa. Ma hai già mangiato? Sì. Allora te oggi attacchi. Io no. Siamo noi italiani che non siamo come voi spagnoli, che loro mangiavano 2 ore prima. Avevano un'altra cultura. E dopo quando andai in camera, che ero lì che mettevo a posto il numero, guardavo la cartina, ho detto, ma di boh, ha ragione Miguel, se io attacco vado per la... Perché ero già in classifica lì, però ho detto cosa me ne faccio della classifica, è meglio vincere una tappa. E alla mattina, pronti via, andò via sta fuga, mi buttai dentro e siamo arrivati sotto l'Alpe d'Huez che aveva circa 9 minuti e ho vinto. Ecco. Panta dietro provò a rientrare, ma purtroppo 10 minuti sono tanti. Tra l'altro in quel tour lì Pantani non vinse nemmeno una tappa, ma arrivò terzo in Durani, in Ugrumov Pantani. Sì. Credo di sì. E ti volevo chiedere una cosa, no? Allora, vado a memoria, totalmente a memoria. Credo che era la tappa di Brianson al Tour del 2000, sì, dove Thierry alla Vini Caldirola, che è maglia celestina, sì, e ti passò accanto Armstrong e Pantani, credo sull'Isoarda, all'inizio dell'Isoarda, a metà Isoarda. O comunque in una tele in fuga, credo. E Pantani era il momento in cui aveva perso qualche metro da Armstrong, perché in quella tappa lì Armstrong lo staccò un pochino, poi rientrarono tutti in discesa. Allora, quel duello lì, non eri in squadra con Pantani, ok? Poi sei tornato nel 2003. Quel duello lì, dalla Vini Caldirola, come l'hai vissuto in quel Tour de France? Che secondo me è stato il duello... Ora, più bello, no? Poi tutte le vicende sono uscite fuori di Armstrong, ok, va bene. Però è stato veramente un duello che ha spostato le masse davanti alla televisione, perché il record della Rai rimane la tappa di Courchevel di qualche giorno dopo rispetto a quello che sto dicendo io, e mai più si farà un record del genere. Quindi sicuramente era un duello italiano contro l'americano, cioè una roba
Americano simpatico, peraltro. Sì, americano che era simpatico come una merda, possiamo dirlo. Simpaticissimo. Allora, come l'hai vissuto da esterno? Quel giorno lì era un giorno, c'era un tappone, erano 5 salite, mi sembra. Si faceva venivamo dal sud, diciamo così. E l'Izoara era l'ultima salita. Sì, c'era 3 salite, Alos, Vars e Col d'Izoara. Ecco. E c'era via Buonora, non Buonora, Bottero della Kelme, che vinse lui. Sì, vinse la tappa Bottero, sì. E noi dietro eravamo un gruppetto di una ventina, quando prendiamo l'Izoara, Armstrong mette davanti il suo gregario che tirava regolare, e io ho detto, oh, ormai la tappa è andata, provo a vedere se riesco a fare il secondo posto. Subito, come abbiamo preso l'Izoara, sono andato via. A metà Izoara, quando arrivi nei tornanti, sentivo la gente che urlava, Pantanir, no, sta arrivando. No. Ho detto, caro, però... E mi prende e mi fa, Roby, mena. Allora io gli ho dato una mano, a un certo punto mi vedo sfilare la maglia, mi metto a ruota e ci fa segno, venite, perché eravamo rimasti noi tre. E io a un certo punto non ce la facevo più, gli faccio, Marco, vai che io non ne ho più. Dopo lui è rimasto lì a ruota un po', è rimasto con lui, si era staccato. Alla mattina dopo mi fa, l'hai visto in dialetto romagnolo, fa, hai visto l'americano come va? Ha detto, ah, l'ho visto. Lui ce l'aveva, però lo faccio morire, oggi lo faccio morire. E difatti quel giorno lì vinse la sua cosa. Courchevel. Giorno dopo forse è la pazzia più totale che ha fatto nella sua carriera. Quella ovviamente non gliela passo, perché veramente ha esagerato lì, ha esagerato. Il giorno dopo mi fa, hai visto? Ho detto, no, sono andato io là, ho detto, hai visto che l'hai battuto l'americano, che anche lui è normale, non è un robot, lo chiamavamo Robocop. Lui se la mandava giù male, mi fa, oggi o vado a casa io o va a casa. E io ho detto, perché? Allacciti i cinturini che attacco pronti via. Ho detto, no. E ha attaccato pronti via subito. E io ho detto, Armstrong lo lascerà andare, perché Marco aveva 8 minuti in classifica da lui. Ha messo davanti tutta la squadra, tutto il giorno, a tutta. Quando si è arrivati sotto l'ultima salita di Mouzouplan, Marco era finito. E Armstrong era in crisi, che io... E Ulrich lì lo attaccò e lo staccò. E io ho fatto la mia salita, il mio passo... Quando sono arrivato 2 chilometri dalla vetta, sentivo la gente che urlava, ho detto, oh, qui c'è un pezzo grosso. E mi sono beccato Armstrong. Che non andava più. Non andava più, era morto. Io e lui eravamo amici, perché lui è stato compagno di squadra di Casartelli, io con Casartelli. E allora mi prende per la maglia, mi fa, Roby, dammi da mangiare, sono in crisi. L'ho guardato, ho detto, perché gli ho dato, avevo qualcosa, gliel'ho dato solo per quell'amicizia lì, se no non gli avrei detto niente. Vabbè, dai, ci sta ancora, poi in corsa ci sta tutto. Sì. No, quella lì fu una pazzia, pensa, sono uno di quei momenti in cui, no, ti ricordi sempre dove eri, no? Tipo, assurdo, no? Quando si parla dell'11 settembre, Torri Gemelle, tutti si sa dove si era in quel momento che si è appreso la notizia. Ecco, io mi ricordo invece dove ero quando, perché allora devi sapere che andava così. C'era Rai 3, c'era, ora i bambini che ora sono grandi si incazzeranno, però c'era la Melevisione che rompeva i coglioni, posso dirlo? Tonio Cartonio rompeva i coglioni, posso dirlo? Perché rompeva i coglioni Lupo perché... Lucio. Sì, la diretta non partiva mai. Non partiva mai perché c'era sta Melevisione su Rai 3 che Dupal in questi osi per i bimbi, io ero già un po' più grande, vedi, la guardava lei, ecco. Fino a quel giorno lì, se Dio vuole, partì in anticipo la tappa, perché Pantani attaccò, notizia straordinaria, Pantani attacca subito in diretta, e io ho goduto come un maiale, perché... Mi fai vedere quasi la tappa interamente, perché fu una delle quasi prime dirette integrali. Non fu diretta integrale, ma quasi. E, ecco, pensa te Pantani, che cos'era, no? Oggigiorno, insomma, cioè, dubito che si cambia un palinsesto televisivo per un attacco di un ciclista. Ma chiudo parentesi. Vedo dei commenti inquietanti, non questo.
un altro che non si può mettere su Tonio Cartonio. Le Svizzere, ragazzi. No, non è vero, ragazzi, è vivo. C'è un video di YouTube che pare Tonio Cartone. È vivo, non è morto. È vivo? È vivo. Ma sarà un sosia, dai. Vabbè, chiusa parentesi di Tonio Cartonio. Però era per dire veramente che quegli anni lì c'era Marco che spostava gli equilibri, no? Roba allucinante. Per esempio... faccio una critica a Vladimir Belli, che è stato mio compagno di squadra, che parla le fanno tutti le critiche a Vladimir Belli. Aggiungici anche se collega Vladimir Belli, guarda che spesso entra Roberto, spesso ci segnalavano, chiamatelo, dai, chiamatelo in chat, esatto, chiamalo, ci segnalavano in chat che l'hai preso per le orecchie una volta, ma è vero? Ma forse quando era neoprofessionista, ma sinceramente non lo ricordo. Dai, chiama un po' Belli, io dai. Farei un'intervista la No, lui... anche la Vuelta, vacca, no. No, perché lui parla di Steve Vai. Scusami. La differenza è che noi facevamo i giri di Francia che erano 3.800-3.900 km. Adesso fanno 3.500-3.400. Un conto è fare Zuplan dopo 120 km, un conto è farlo dopo 200. E questa è la differenza. La Vuelta è 3100 quest'anno, di lunghezza, 3100 e qualcosa. Sì. Sì. Allora, dopo dicono lo spettacolo, non lo so. Sì, ci sta, però certi corridori sono penalizzati, che al fondo è più penalizzato di chi non ha meno fondo, ecco. C'è la sua differenza. Io mi ricordo il mio primo tour, la tappa che si faceva, Bisc. Tourmalet e Lussardi-Den era 220 km, c'erano i primi 180 km che era tutta pianura, si partiva più piano perché sai che è più lunga, parti più piano, è normale, però alla fine dopo veniva fuori che aveva fondo, ecco. Ora Vladi gli ho scritto, gli ho detto c'è Roberto Conti che chiede di te. No, lascia stare. No, comunque bene, a parte tutto, domanda. Beh, le tappe così corte sono anche belle, però secondo me ogni tanto ci vuole anche il tappone. E il tappone non vuol dire 5 salite, la distanza 220 km, perché fare una salita dopo 200 km c'è la sua differenza. Non serve andare a fare quelle salite 30-300 che non servono a niente. Domani, infatti, tappa di 135 km. Sì, ci sta la tappa così di 135, però mi devi fare anche un tappone di 200 km che metti le ultime due salite nel finale. Allora, Vladi sta arrivando. Sì, viene. Grande. Aveva detto Lucone che andavamo a letto presto stasera? No, ha detto viene per un saluto veloce. Allora, no, volevo farti una domanda che io te l'avevo chiesta come ultima domanda, però l'ha chiesta questo Gremar 75 e te la rifaccio. Dai, è un aneddoto che probabilmente chi ama tutta la storia anni 90 del ciclismo, Pantani, eccetera, eccetera, sicuramente sa. Ora, ne abbiamo sentite di cotte e di crude su questa roba qui, no? Allora, correggimi se sbaglio. Quell'anno lì dovevate passare dai serrai di Sottoguda. Non ci siete passati, o ci siete passati, non mi ricordo, era il discorso, era che avete cambiato strada e l'accordo tra di voi, poi lo rispieghi te, vai, sì. Spiegalo te, che così si capisce meglio. Allora, il tappone, alla sera Martino fa tutta la tattica, va via la fuga, mettiamo dentro due corridori. Aspetta, giro 98, la tappa 98. Che finisce a Selva di Val Gardena, dove si scalano... Marmolada e Passo Sella nel finale. Partivamo lì vicino... e Maglia Rosa. Sì, mi sembra che partivamo nella zona lì vicino Belluno, quelle zone lì, Feltre. Sì. E Martino fa la tattica, mandiamo in fuga due corridori, così in vetta la Marmolada, aspettano il Panta che attacca nel pezzo duro. Il Panta, tattiche lui le odiava, perché le faceva lui, le odiava. Lo guarda e gli fa, ma dov'è il pezzo duro? Ah, te lo spiega Roby. Io gli metto lì a spiegare, guarda, fai una bella strada larga, ci sono tutte queste gallerie, finite le gallerie ti trovi questo bel drizzone, di lì inizia il pezzo più duro, che sono gli ultimi 6 km.
lì puoi attaccare. Solo che quel giorno lì non c'era scritto nel Garibaldi ci fanno passare da sottogude. Io, anch'io quando l'ho visto, ho detto dove cavolo ci mandano qua? E infatti era dura, Siamo usciti. Perché da Serrai è un pochino più corta, però è duretta, anche subito da lì. Allora arriviamo nel pezzo duro, io con la ruota iniziavo a essere un po' al gancio, lo affianco e lo guardo e gli faccio, oh, allora? E lui fa, mi guarda come dire, saluto. E lui guarda, cosa? Il pezzo duro. Ah. E dopo l'attimo lì che ci sentiva parlare è scattato, ho detto questo è cotto, lo attacco. Se difatti uno va a vedere nei video su YouTube lo trovi, si vede proprio che io e lui ci parliamo un attimo e Tonkov dopo parte. Marco è rimasto lì un po', poi mi sembra che aveva buttato via, perché lui ogni tanto quando partiva buttava via qualcosa, la borraccia, la bandana, buttava via qualcosa e partiva. Sì, era tipico, no? Occhialini. Dai, fu famosa quando disse che si levò anche il piercing dal naso quando su Montecampione, no? Montecampione, lì è stata bella quando ce l'ha raccontata. Sì, ma è vera, cioè era una battuta, è veramente vero. No, è vero. Lì quando attaccò presto, non so quanti scatti aveva fatto, lui ha detto che a un certo punto gli dava fastidio anche il piercing, l'ha buttato via. Poi ha scattato di nuovo... finché che ha fatto l'ultimo scatto, così era 2-3 km dalla vetta, non l'aveva staccato, ho detto oh, non ne ho più, farò la volata, mi gioco la tappa in volata. Come si mette a sedere Tonkov, il poverino, dallo stress, dalla fatica, gli fa ti lascio vincere la tappa, e lui in dialetto romagnolo ce l'ha raccontato, allora ci morde che te gli ha dato un'altra botta. Ah, no, questa io non la so, cioè Tonkov gli dice ti lascio vincere la tappa, cioè, Marco a tavola ce l'ha raccontata così. Questa è nuova, non la sapevo questa via. Lui era talmente morto, come dire, dai, ti lascio vincere la tappa, tieni qui con te. Beh, stava bleffando anche lui, per dire, dai, no, pure bleffava, no, tipo, dai, tanto non mi, mi stacchi. Tonkov era tutta. Cioè, era tutta, ma se chiedi a Tonkov, lui ha detto che avevi crampi le braccia, non ne aveva più. Ed il distinto gli viene di dire, ti lascio vincere la tappa, come dire, tieni qui con te, no, perché mancavano 2,5 km. E Marco, quando ho sentito così, ha detto allora sei morto anche te. Pum! Se lui stava zitto, non avrebbe scattato. Capito? Perché Marco ha detto, tipo, non ne ho più. È quello che ti dicevo prima del campione, anche la testa. Attenzione. Ecco. Lo mettiamo sotto, Ah, ho fatto. Ivan. No, Ivan, è vero, te calcoli Ivan. Ivan. Allora, io quando sono passato professionista, no? Era è vero, perché non mi ricordo. Prego? Non mi ricordo, non è vero. mi ricordo io, praticamente ho fatto il trofeo dello scalatore dove c'era Roberto Conti, che era uno che andava, no? E in salita mi ero un po' staccato, in discesa gli ho fatto un'entrata, si è messo a cristonare che la metà basta, poi riprendiamo la salita. Allora, me ne ha dette peggio di Bertoldo, a un certo punto mi ha preso per l'orecchio e non mi mollava più. E io, naturalmente, mutismo e rassegnazione, e poi ho capito il senso, per cui io sono passato che pensavo di far tutto io, mi fa, ma dove vai? Dove vai che se ti sei staccato sulla prima salita, sulla seconda ti stacchi di più, cosa rischi? Poi, diciamola tutta, in salita era forte, ma in discesa, ragazzi, male, di prima categoria. Sbaglio? No, in discesa, quando stavo bene, che ero davanti con gli altri, gli andavo dietro. Se dovevo fare... Allora, vatti a vedere la tappa del Tour del 90,
quando Lemon staccò Chiappucci, che si arrivava giù Saint-Étienne, che discesa che abbiamo fatto. Mi sono rimasto dietro a dire che vabbè. Non ci credo. Ma ragazzi, io con Conti sono passato praticamente professionista, che poi nel 92 sono passato dopo le Olimpiadi, eravamo non compagni squadra. Nel 93 abbiamo fatto poi la stagione insieme. No, 94. Lampre, no? 94 Lampre. Sì, 94. Non c'eri nel 93? No, sono venuto nel 94. Ah, vabbè, comunque sia. Mi ha insegnato tanto, soprattutto andare in discesa. Discesa. No, Roby è il numero uno. Di quei corridori che ci vorrebbero adesso in gruppo, perché non c'è più rispetto, non c'è più ritegno, non c'è e più non ci sono più gregari. Parliamoci e, ma al di là di quello c'erano comunque i vecchi, no? Che ti insegnavano un mestiere. E guai a te se gli mancavi di rispetto. Pensa, Roberto, ti ha dato del vecchio già quando correvi. Cioè, questo è quello che è bravi, Allora, era vecchio. Ed era uno che comunque ti faceva capire, insomma, qual era il tuo posto appena passato con i professionisti. Per cui quando ha preso per l'orecchia, momento, vabbè. Però poi ho capito il senso. Diciamo che come, te, Vladi, non avevi il carattere di Evenepoel, se no probabilmente avresti reagito in maniera diversa. Sì. Roby, quante avventure. Roberto, ti faccio una domanda che era apparsa 10 minuti fa. È un po' chiaramente triste, no? Quanto ti manca il pirata? Ma manca tanto, ma come Michele, come il povero Fabio, mancano. Perché è un amico che non ce l'hai più, hai capito? Poi hai vissuto dei momenti bellissimi. La cosa, vincere l'Alpe d'Huez è stata un'emozione grande, ma anche fare il giro d'onore a Champs-Élysées con la maglia gialla è stata un'emozione grandissima. Grande emozione. Mi puoi spiegare una cosa? Quel 2003, quando te torni in Mercatone, e che è l'ultimo anno che abbiamo visto Sprazzi di Pantani, perché poi non si può dire che era Pantani, perché non era Pantani. Parliamo le ossime stanno, non è Pantani, però c'era qualche sprazzo, si è visto in quel Giro d'Italia. Che aria si respirava? Che differenza hai trovato rientrare dopo qualche anno nella solita squadra, dalle stelle alle stalle? Cioè, era completamente diverso? No, ho trovato un ragazzo che aveva paura di tante cose che prima non aveva, queste paure qui. Viveva di paure, vedeva tanti fantasmi dappertutto, ecco. Ho trovato un ragazzo così, che cercavamo di aiutarlo a non vedere queste paure, queste nemici dappertutto. La cosa per farti capire, sì. Una delle ultime tappe del giro, mi sembra quella che si arrivava sul lago della Toce. Cascata del Toce, sì. Cascata del Toce, era praticamente da una piazza grande lì in Piemonte, non mi ricordo, mi sembra Mondovida, se non mi ricordo di preciso. C'era una piazza, quando si andava a firmare, era salito a firmare Simone che aveva la maglia rosa e ci fu l'applauso della gente. Siamo saliti noi col Panta, è stato un boato dalla piazza che anch'io sono rimasto impressionato, capito? Perché la gente vedeva che stava ritornando a andare bene. Sul camper gli faccio, hai visto Marco che te parli, ma la gente ti vuole bene. E lui mi ha risposto, non mi basta. Però quel non mi basta, non so cosa voleva dire. Così. Guarda, ti faccio l'ultima domanda, Roberto. Se tu, riferita a Pantani,
se tu potessi non cambiare qualcosa, però sì, in sorta cambiare qualcosa dell'ultimo anno, cioè quanto voi compagni di squadra potevate aiutarlo in maniera diversa da quella che avete fatto, cambieresti qualcosa ritornando indietro nel tempo, o doveva andare così, cioè quello era e è stato, c'era poco che si poteva che potevate fare voi? Allora io penso che quell'anno lì l'abbiamo aiutato tanto, io, Clavero, Fabiano, gli altri ragazzi, e finito quel giro lì ho solo un rimpianto, che è un rimorso, un rimpianto, come dicevano sempre, bisogna ascoltare i vecchi, l'esperienza, non conoscevi la materia. Io quel giorno lì dovevo chiamare l'ambulanza per denunciarlo, forse gli avrei salvato la vita. Su quale giorno ti stai riferendo? Basta, non voglio andare avanti, dai, chiudo. Ok, vabbè, questo è... ci ha detto due cose che non sapevo, onestamente non sapevo, questa e quella di Tonko. E quella di Tonko. No, ma infatti la mia domanda, vedi, ora qualcuno ha detto, ha fatto una domanda del cavolo. Mi dà fastidio, sai cos'è? Che dicono che noi non l'abbiamo aiutato, l'abbiamo aiutato tanto. Infatti, il problema non era facile. Il problema che è stato poi anche la sua forza, che comunque Marco ascoltava fino a un certo punto, era sì. Difficile anche da avvicinare, entrare in confidenza, per cui non io rimpianto che ho quello che l'avrei preso, l'avrei portato al passo a Marco qua da me, l'avrei legato al calorifero. Ah, è quello che ti ho detto io prima. lo so. Perché purtroppo no. Poi situazione. Allora voglio dire questo, che queste esperienze qui devono servire per salvare degli altri. Finito il giro, lui malissimo, e io e Fabiano siamo andati a chiamare un dottore per aiutare, perché ci aiutasse, ok? E questo dottore qui ha detto, ragazzi, qui bisogna fare il ricovero coatto, e noi gli ha detto no, e abbiamo detto di no. Lì è stato il nostro errore, e forse gli salvavamo la vita, forse. Non voglio indagare, ma è molto precedente a quel giorno di febbraio. Dopo il giro, ha detto. Dei mesi prima. Dopo il giro. Ok, mesi prima. No, sì, vabbè, più o meno il periodo, ok. Vabbè. Senti, cambiando argomento, dai. Chiudiamo il capitolo Pantani, che comunque, a prescindere da come è andata, è finita male, ma è entrato nella leggenda, no? A prescindere da tutto, quindi... Comunque, se ne parla oggi, perché comunque è entrato nella leggenda. Cioè, lui era perché il frequenzimetro lo metteva e non lo metteva, i watt li aveva, però lui andava a sensazione. Allora facevamo San Marino, lui agli ultimi 3 chilometri faceva questa accelerata e poi si fermava alla fontana a prendere l'acqua, e io Siboni lo guardavamo, era là che accomodava le tacchette delle scarpe, ho detto Sibo oggi 8 ore, lui andava, faceva San Marino e dopo decideva e comodare, andiamo su di qua, ci faceva 7-8 ore. Lui le tabelle non esistevano. Ma là di ora al preparatore della Jumbo, che Dio buono. Sì, ma allora io ho corso, sono da 70, abbiamo fatto tutte le categorie. Il campione, nel caso di Marco, dov'è che lui riusciva veramente a fare la differenza? E se andiamo a vedere le gare che ha vinto, non è che sono così tante, però quando arrivava in Italia, il tour, gli avvenimenti, quelli importanti, lui veramente riusciva ad entrare in un loop psicologico che altri corridori non riescono. Per cui
lui sentiva l'avvenimento, sentiva che poteva fare la storia, e lì veramente non c'era bisogno di watt, non c'era bisogno di... lui veramente entrava in questa nuova dimensione che va al di là di ogni legge fisiologica. L'adrenalina, quando si dice una mamma che c'ha il figlio sotto la macchina che riesce a alzare, ecco, lui, basta vedere le foto delle vittorie, quante volte è arrivato sorridendo, mai, era mai. In uno stato di trance agonistica, ed era quello che gli faceva fare la differenza, punto. Sì, andava, era come quel caso, quel giorno che ha staccato Tonk, era morto, ma ha tirato fuori qualcosa che gli altri non riescono a farle, quello è il campione. Certo. Un po' come Ivan Ramiro Sosa, Vladimir, più o meno. Sì, wow. Sì, non a quel livello lì. Secondo me... Chi vince la vuelta? Chi vince la vuelta? A chi lo chiede? A Vladi? A Vladi. Secondo me la vince Roglic. Ma speriamo. Da tifoso di Evenepoel, dacci il podio, Vladi, dacci il podio. Roglic primo, secondo non lo so, Ayuso perché no, secondo me, che io sono un tifoso di Evenepoel, però non lo so se riuscirà a rimanere sul podio, anche perché poi è un carattere che quando e se dovesse vedere che non lo so, è dura. Questa vuelta è talmente incerta che insomma, anche sì, lo stesso Kuss si diceva prima, non si sa se regge o no. Kuss, dai, lo dai per sconfitto già così? Cioè... Ascolta, se vince è impossibile. Io non guardo più niente, la volta davvero. Se vince Kuss la quarta, io non guardo più. L'ultima almeno la quarta non la guardo più. Lo raccolgono quel cucchiaino. Diciamo. Anche Soler ci metto. Soler ancora se meglio. No, ora, già io non riesco a guardare, fin quando non cambia sta classifica faccio fatica anche a guardarla. Guarda, ora, si dice la verità. Finché vedo primo Kuss e secondo Soler faccio fatica. Voglio il tuo podio anche, Roberto. Il tuo podio a Madrid. Io vorrei primo Vingegaard, secondo Roglic e terzo Evenepoel. A proposito di Vingegaard, Roberto, ma secondo te è lui e Pogacar possono fare, c'è la possibilità di fare questa benedetta, provare a vincere Giro e Tour nello stesso anno, visto che appunto l'ultimo è stato Marco? Ma secondo me si può fare. Perché secondo me coi corridori, adesso non voglio diminuire i corridori, però al Giro c'è una qualità un po' più bassa. Per vincere fai meno fatica. Questo è solo una verità, No, è vero, lo so, perché era la prossima domanda che volevo fare. Comunque. Sì, allora, se vuoi vincere il Giro Tour, lascia stare le nuove tecniche. C'è una legge fisica che non puoi andare contro. Non puoi iniziare a correre a gennaio, devi iniziare a correre un po' più tardi e poi fai il Giro e il Tour. Per me riesci a vincere, te la fai. Però Roberto, onestamente, quant'è il desiderio di gufargliela e di non fargliela vincere? Cioè è bello che rimanga quell'impresa lì, perché effettivamente, come diceva Vladi, no? Pantani non ha vinto tanto, però ha vinto quella cosa lì che non è da tutti, anzi pochissimi, ed è l'ultimo che l'ha fatto. Cioè, io la guferò a tutti. Ma guarda, secondo me non ce n'è bisogno, però dico la verità. Un altro esempio, mettiamo che quest'altrano Vingegaard dice faccio il Giro e Tour, e Pogacar dice io faccio solo il Tour, ma fa solo il Tour, ehi, gli va dura sì, dovrebbe fare solo il Tour e lascia perdere le classiche e tutto per essere sicuro di scamparla. Non lo farà. E la domanda che ti devo fare, Roberto, è la seguente. Cioè, allora, lasciamo perdere il Tour, che ormai già negli anni vostri, no, è sempre stato, però ormai ha proprio un'egemonia clamorosa rispetto a tutte le altre corse, lasciamolo perdere. Hai la percezione che la Vuelta stia scavalcando il Giro?
Ora, a livello organizzativo abbiamo visto delle cagate quest'anno alla Vuelta. Cagate pazzesche, come diceva Fantozzi. Sì, come diceva Fantozzi. Però a livello di appeal da parte dei corridori. Per esempio, quest'anno il Giro non mi è piaciuto molto, però l'anno prima è stato bello. Capito? Dopo perché per essere bello anche un Giro devi fare i percorsi giusti. Dove no, i corridori... ma... Allora, perdiamo di vista un fattore che è fondamentale. ASO organizza il Tour e ASO organizza la Vuelta. Di conseguenza hanno, diciamo, un po' il coltello da parte del manico e dicono: ok, tu la Vuelta la vieni a fare. Capito? Ah, bello. Le gare che organizza ASO, guarda caso che comunque i corridori o le squadre ci vanno. Però come quella più bello, il percorso più bello, c'è più pubblico. Però quell'anno che panorami, ragazzi, sono più belli. Quell'anno che è venuto Froome a fare il giro ha preso certo. È stato un bel giro. Certo. Allora lì gli organizzatori devono fare un investimento, devo dire, per avere crescere il mio giro, cosa devo fare? Devo portare i campioni. Devi, li vai a pagare, li venite a fare il giro. Vengono, Sì, però Roby, io non sono d'accordo che comunque sia, vengono, ma perché prendono i soldi, non perché comunque ci tengono magari veramente a venire. Indurain veniva perché prendeva i soldi e lo vinceva. Però è detto niente. Alla terza l'ha presa secca, però. Perché, 22, come ho detto prima, lui veniva, vinceva il giro facendo poca fatica. Quell'anno che l'ha perso, ha fatto tanta fatica, ha detto basta, non ci vado più. È andata così. Così. Però, Roby, allora, di corridori, di campioni abbiamo visti tanti. Ma come Miguelon? Ah. Non cioè, ce n'è, No, no. Non ce n'è. No. Non ce n'è. Vabbè, ragazzi, io... vado che devo preparare che domani sera c'ho la diretta lunga. Quebec. La diretta Quebec. Ah, mi raccomando, Quebec. Vladi, che l'anno scorso sbagliaste Godù, quella gara lì. Storer. Ma a che ora la fate vedere? Allora, la diretta inizia, se non ricordo male, alle 7, finiremo alle 11. Un nome Belù per domani, un nome, dai. Storer. Matthews, dai. Attenzione. No, se devo fare i soliti nomi. Vabbè, l'anno scorso mi sembra arrivato secondo, mi sembra, l'anno scorso. Non è che qui domani è più semplice, no? Rispetto a domenica. Secondo me è un po' più facile. Vladi e anche Roberto, siete ufficialmente invitati, se volete, il 14 ottobre a fare una pedalata sul Monte Serra, che c'è, cioè, fa il raduno di tutta la community, ci aspettiamo parecchia gente, quindi siete invitati, cena, se volete dormire vi si dà da dormire, fatecelo sapere. Te, Vladi, poi ti scrivo domani per tutte le date, le cose. C'è da pedalare, un minimo. Io vado piano, però. Sì, vabbè. Ancora più piano. Diciamo che non è semi-competitiva. Diciamo, c'è chi chiacchiera e va su piano piano e c'è chi magari sgasa un po', ecco. Però c'è di tutto. Ah, okay. Siete ufficialmente invitati. Va bene. Grazie. Io prendo le bike, ho già capito. Anche io. Ce ne saranno. Vladi, ciao. Te ne vai. Ciao, Vladi. Ciao, Belù. Ciao. Ciao. Abbiamo l'ultima domanda con Roberto, però è da fare, perché secondo me ci può dare soddisfazioni. L'ultima domanda gli va fatta, dai. Lore, vai. Mullah, attenzione qua, perché devi correggere. No, ma vado direttamente al sodo. Roberto, a tutti i nostri ospiti noi chiediamo come ultima domanda di dirci tre nomi di corridori, in questo caso insomma della tua generazione, ma anche di questo periodo, che ti stanno antipatici, che manderesti in una casa a 3.000 glen. No, casa no. E allora
E allora si casca sempre. Ascolta, qui la cosa fondamentale della domanda non è solo la domanda, è anche pubblicizzare, esatto, pubblicizzare questa, l'attività di un ciclista che purtroppo ora è escluso dal ciclismo. Non è più un ciclista, non è, però è stato escluso e quindi va supportato in tutti i modi. Quindi va supportato il suo marketing. Riprende il discorso. Quindi, tre nomi di, specificando bene, di corridori con cui magari una volta hai discusso, ti stavano antipatici in gruppo, che hai avuto anche qualche screzio, dai. Dacci tre nomi. Allora, Virenk il primo. No. Virenk, dai. No, dai. Onestamente, i francesi, dai, non c'era buon sangue tra i francesi in quegli anni lì, eh. Come ha detto Bilou, io sai, gridavo così, però ero amico con tutti, come ero generoso con i compagni, anche con gli altri. Non so se uno e ti gli passavo due secondi. Qualcuno che ti ha fatto incazzare a volte, qualche episodio, no? Che proprio dici quella giornata lì. Sì, raccontaci un episodio nel PD, no, ragazzi. Cioè, chi allora, è che ti ha fatto incazzare? A questa qui mi ha fatto incazzare Di Basco, però guarda, con Di Basco sono amico, Di Basco e Fröhler. Era il Giro d'Italia dell'88. Ok. Era successo il Gavia, la neve, era la tappa che si partiva da Merano e si arrivava a Innsbruck, dovevamo fare il rombo. Il rombo è come lo Stelvio, no? Era un bel passo. È vicino al Passo Giovo, se non sbaglio. Sì. Come lo Stelvio quasi, saliamo per il rombo, pioveva, non pioveva, e tutti i corridori là davanti, piano piano sciopero, finché che i Torriani hanno trovato l'accordo, in vetta ci fermavamo, ci cambiavamo e poi ci aspettavamo giù in discesa. Va bene, andiamo su così piano, tranquilli. Arriviamo. E lì nacquero le neutralizzazioni. All'epoca della neutralizzazione, arrivo sui vetri, ero là in macchina che mi cambiavo, arriva Reverberi, cosa fate qui? Ci stiamo cambiando, sono già partiti. Io capirai, andiamo giù, arriviamo giù in fondo alla discesa, eravamo rimasti noi della Selca, quella squadra di Reverberi, tutta la del Tongo, tutta la Bianchi di Argentini, altri, eravamo rimasti 20 corridori. E il gruppo erano andati, avevano attaccato, avevano tirato dritto. E io, quando ero lì, chiedevo, ma chi è attaccato? Di Basco e Flore. Il giorno dopo, si partiva da Innsbruck, c'era da fare il Brennero. C'era il foglio di firma, mi sono messo davanti così. Li guardavo tutti. Ad aspettarli. Avete attaccato? Ah, bene. E allora ho detto, boh, cosa fa questo? Perché sai, c'era la salita subito, tutti erano là a scaldarci, ero lì a sedere sul tavolo. Iniziava la salita, andavano piano, io sono partito ultimo, sono andato davanti, ho attaccato, ho fatto un sparpaglio. è giusto. Praticamente quel giorno si arrivava a Trento, sono rientrati a Bolzano. Eh beh, dopo qualche chilometro. Quando sono entrati incazzati con me, hai attaccato. Ieri voi cosa avete fatto? Corso, gli ho detto ragazzi. Giusto, quindi questi due Di Basco, no? E Freuler, sì. Sì. Per quel giorno lì, però Di Basco gli voglio bene, giusto, Di Basco un terzo ce lo buttiamo, chi ci butta? Virenk, quello proprio antipatico Virenk, standing ovation, sì dai, era antipatico, sai Virenk, sai perché mi sta sulle palle onestamente, poi magari allora, è il giorno di Casartelli, no? È vero che non quando corri, lo so, Mulla, te lo difendi, ma allora, per l'amor del cielo, quando succede un fattaccio, e purtroppo è successo anche con Gino Meder quest'anno al Giro di Svizzera, è chiaro che non c'è la percezione in corsa di quello che è successo dietro, e è vero, però nel discorso di Casartelli successe a metà tappa, se non sbaglio, cioè mancava tanto all'arrivo, non era come Meder che è successo a 20 km dal traguardo. Lì probabilmente in gruppo già, ora qualcuno ha detto di sì, qualcuno ha detto di no, no? Si legge anche nelle interviste dell'epoca, si era già capito che era successa una roba brutta, cioè all'arrivo tanti di voi lo sapevano, no? Correggimi se sbaglio. Sì, io quel giro purtroppo mi ero ritirato, però... Ah, è vero. Ti posso dire che a volte quando ci sono delle cadute, anche nel retrovia, fai fatica a saperlo, lo sai dopo dagli altri e c'hai sempre delle brutte delle notizie, non sai se è vero, se è falso, capito?
lì lo posso anche giustificare, cosa. Virenk. A me invece l'ossa lì, guarda, mi dette un fastidio, forse da italiano, non lo so. Ma non era così. Non era così, vabbè. Poi, comunque da Marco l'ha quasi sempre preso. C'era meno comunicazione perché dovevi andare alla macchina per sapere le notizie, non è come adesso hanno le radioline, capito? Era diverso. Ecco. Sì, ma magari allora io non do responsabilità a Virenko, comunque a chiunque faccia un gesto di esultanza sul podio, non solo all'arrivo, perché dopo l'arrivo passa 20 minuti prima che sei sul podio, e se te sul podio esulti normalmente, allora quella cosa lì, cioè è un po' peggio, sinceramente. Mi sentite che mi è andata via la linea un secondo? Io ho sentito male. Male. Adesso ti ho sentito. Però è dispiaciuto, cioè si è incazzato anche perché hai esultato sul podio, non solo l'arrivo. Sì, no, infatti, il discorso è quello. Sì, però, quando io non è da dare la colpa sullo Virenk, è quelli che erano lì. Capito? Non è colpa sua. Dicono, guarda, non festeggiamo perché è come domenica quando è caduto Bagnaia. Sicuramente hanno vinto, gli hanno detto che era tutto a posto, se no non festeggiavano così. Sì, vero. Perché sai, l'hanno visto anche loro quando è caduto e gli è passata una moto sopra, sai, ti preoccupi. È chiaro che quando finisci la gara ti dicono guarda è tutto a posto, invece ti dicono guarda è successo questo, anche loro non avrebbero festeggiato, ecco. Lì è stato lo sbaglio non di Virenk ma di quelli che erano vicino a Virenk, secondo me. Sì, sì, no, infatti dico che probabilmente la colpa è anche di chi non gli ha comunicato quella cosa. Liberante la Renko, però dai. Vabbè, comunque dai, chiudiamo il capitolo Virenk che comunque, insomma, come ha detto giustamente Lorenzo. Però questa cosa di tre antipatici è brutto, dai. Ah, ma sono venuti fuori dei nomi. C'è qualcuno che si è sfogato, Chiappucci si è sfogato. Sì. Per dirne uno. A Chiappucci l'aveva con tutti perché diceva che l'avevano tutti. ce n'è tanti, poi ci sono anche finiti dei corridori quasi semi sconosciuti, no? Comunque poco famosi. Sì. Però anche qualcuno di noi, di grandi, anche grandi nomi. Il record credo ce l'abbia Armstrong, perché ce l'hanno mandato non so quanti Armstrong, penso 5 o 6. No, cioè Buonini secondo me l'hanno mandato. Anche Buonini, Nasser Buonini. Quelli recenti. Di oggi, sì. Sì, Nasser Buonini che è quel velocista. Ah, quello sì. Quella specie di velocista. È Guerreiro. Guerreiro, che è il corridore della Movistar, che anche lui ha un caratterino abbastanza attizzino. Per esempio, ai miei tempi, che forse era antipatico a tutto il gruppo, sai chi era al tour? Jackie Duran. Un altro, io... Ma insopportabile. Perché, sai, all'inizio del tour lui scattava, giustamente, doveva andare forte in quelle tappe lì, andava bene. Ma dopo, nei tapponi, si attaccava la macchina per rimanere dentro il tempo era francese e la mattina dopo pronti via, sai che aveva il mal di gamba, partiva gli insulti che Ulla è diventato un resort, è quello di Miguel Angel Lopez. Sì. Tra l'altro Jackie Duran ha preso anche un video dedicato dal nostro canale più bello di ciclismo, tra le altre cose. Sì. No, c'è un canale dove parla un po' male di ciclisti, ha fatto un video dedicato per Jackie Duran proprio. Giustamente, Jackie Duran è veramente insopportabile. Io ci metto anche Buchler, che è un Jackie Duran degli anni 2000. Diciamo 2000. Sì. Anche Buchler, insomma, vabbè. Roberto, grazie mille, ci hai raccontato due o tre aneddoti veramente da pelle d'oca e soprattutto uno, insomma, ma parecchio toccato. Però a noi si butta sempre un po' sul ridere, sullo scherzare, perché si cerca un po' di sdrammatizzare tutto, anche se alcuni temi che si è toccato stasera è difficilissimo sdrammatizzarli. Detto questo, davvero sei invitato, se vuoi veramente, il 14 ottobre, poi magari Lorenzo ti dà qualche info specifica, sì. Anche con l'e-bike non c'è problema, tanto il protagonista della giornata, che è un nostro... noi abbiamo creato un ciclista fittizio, si chiama il maiale di Selvaterra. Ecco, se glielo dici non viene. Fittizio no. Cioè, pensa adesso, io sto parlando con Roberto Conti del maiale di Selvaterra. Infatti lascia perdere. È che è uno che chiaramente non va mai in bicicletta e fa un po' il personaggio. E probabilmente quest'anno, dopo aver
i primi anni che si faceva questa gara si è più o meno salvato, poi è andato sempre peggio. L'anno scorso è partito addirittura 20 minuti prima la partenza per avvantaggiarsi, ma è arrivato comunque esimo. Quest'anno probabilmente avrà la bici motorizzata, perché sennò non è in grado di... Non ce la fa. Non ce la fa. Quindi questo è quanto. Sei invitato. E Cipollini c'è? Allora, bene. Mario Cipollini... Allora, Mario Cipollini, ho scagnozzato il suo nipote, che è Edoardo, figlio del suo fratello, e ci ha parlato oggi, gliel'ha buttata lì, vediamo cosa esce. È difficile, perché Cipollini, pur essendo toscani, caratterialmente è un casino, coinvolge Cipollini. È un carattere particolare. È 3-4 anni che noi esistiamo e ancora non ho ben capito come approcciarlo, però ci riusciremo prima o poi. No, vengono un po' di personaggi, Visconti, stiamo cercando di chiamare qualcuno di zona, ora ci sa un po' di nomi. C'è Michele Bartoli. Sì, lo so, infatti Monteserra. L'ho scritto anche a lui. È nato lui in Monteserra. Sì, lui viene spesso. Ragazzi, Roberto, salutiamo, grazie, Roberto. Davvero. Ciao. Grazie mille, Roberto. Alla prossima. Ciao. Ciao, buona serata. Ciao. Ma ha raccontato un aneddoto che io non avevo mai sentito, due aneddoti che io non avevo mai sentito. Io filmati su Pantani ne ho visti praticamente tutti, quelli su YouTube li ho visti tutti, e ho sentito due cose. Vabbè, quella di Tonkov è bella, perché non è mai uscito fuori da nessuna parte. Sfido io a dirmi che avete sentito sta roba qui, no. Perché non l'ho mai sentito Tonkov che ha detto a Marco. Anche io l'ho visti praticamente tutti più o meno, però... E quella lì di quella che ha detto dopo è pesante. Pesante. Che sembrava una domanda del cazzo, onestamente, però gli avevo fatto, no? Perché giustamente, secondo me, uno quando poi succede un qualcosa dice: se potevo tornare, se avessi fatto, uno ce l'ha, no? Questi rimorsi. Era una domanda un po' per stuzzicare, è uscito fuori una roba che non mi aspettavo. Maledetta televisione, davvero. Sì, anch'io. C'è la mia ragazza, fa anch'io lo guardavo, Tonio Cartonio. Non partiva mai sta diretta, non partiva mai, no. Partiva alle 3:30 suonate. Che tra l'altro è uscito un me pazzo, non so perché, su YouTube un video, ora non so, andate a cercare. Che fine ha fatto Lupo Luciano? Allora, non no, è un caso. Lupo Luciano. Poi, a parte Lupo Luciano. Ma poi non si no, può. No. Io mi rifiuto di parlare di questa cosa. No, è per dirti che quel programma lì penso abbia preso tanti di quegli accidenti che hanno fatto tutti una finaccia. Ma Tonio chi? Quell'altro non è morto. Non è morto. No, ma la voce a quanto pare sta benissimo. Cioè, vive nel resort di Miguel Angel Lopez o di Sagan, forse. Sta bene, però gliel'hanno gufata talmente tanti che se sparsa la voce fosse morto. Lucio Lupo, cazzo. Ah, dici chiama? Te che era proprio, cioè, sì. Era una gufata che poi è diventata praticamente una diceria, via, una cosa del genere. Lupo Lucio, ci hanno fatto un video su YouTube e sembra caduto in disgrazia, non so. Puoi per favore condividere un attimo questo video su YouTube di Lupo Lucio? Allora, lo vado a cercare. No, io me ne vado, dai. No, Lupo Lucio, io siccome non ho mai visto questa merda... Ma... No, seriamente, non ho intenzione di guardare. Guarda, sbagliato a scrivere, a panzo su, incredibile. Non lo voglio sapere, guarda, me ne vado un altro 5 minuti. No, me ne frega a cazzo. Guarda un po'. Se voi scrivete Lupo Lucio, esce questo. Ho capito, questo mi ricordavo, ma per la maledetta. Lupo Lucio ha fatto davvero una brutta fine, cioè dopo Tonio Cartonio anche Lupo Lucio. No, c'è il punto di domanda. Sì, va bene, ho capito, però sicuramente non è un video, cioè, che questo ha fatto miliardi e è contento matto, credo, no? Quindi, ma come fai a fare miliardi con la televisione? Ma per dire che è tutti gli accidenti che la gente... Il miglior commento della serata è questo qui, di Wawa Pud. Tonio Cartonio è il tizio... perché talmente tanto ce l'ha col ciclismo, capite, che si è messo, ha fatto tutte le indagini su questo è bello.
Come puoi, però, come puoi preferire la Melevisione a una Coca-Cola? O oh, no, come puoi preferire il giro quando finisce la Melevisione? Qualcuno dice, come puoi preferire questo, cioè il giro alla Melevisione? Alla Melevisione, alla Melevisione. È un po' la stessa cosa del Berta, capito? E come puoi preferire questo, cioè il Giro d'Italia alla Melevisione? Se vuoi mullare le sue repliche in apposta. Mulla, ti manderò un messaggino sabato mattina. Rai Yo-Yo, esiste ancora Rai Yo-Yo? Lupo Lucio lo vedrei bene a far cadere. No, ancora no, ovviamente. Non ci interessa. Allora, no, vabbè, parliamo della Vuelta. Bello lo spettacolo dell'altro giorno in salita. Ha fatto veramente vergognare la tappa di Lago Lasceno al Giro d'Italia o del Gran Sasso? No, il gesto è stato questo. Evenepoel che metteva la squadra a catenaccio davanti. A catenaccio, cioè tecnica di SM al Giro delle Fiandre ripetuta. A parte che non avrebbe fatto nulla a nessuno, perché hanno già detto, però, vergognoso. No, è vero. L'arrivo dell'altro giorno in salita ora non era un arrivo durissimo, però gli ultimi due chilometri c'era materiale. Domani no? Quel gesto ascolta, queste tappe qui con questi uniperto oltretutto ridicoli sono veramente inutili. Sono veramente tappe inutili, guarda, peggio delle volate. La tappa di Montecampione, se non erro, era un unipuerto o di Europa, non mi ricordo di quel giro, però ci sono modi e maniere di affrontare tappe unipuerto, comunque. Sì, però era brutta anche la salita, dai, i primi 4 chilometri erano inutili. Grande Marcello, se vuoi entra, il link. Ma perché ce non è venuto poi? Non lo so. Il link ce che non lo chiami e poi dopo non viene mai. Non ho mandato lì, infatti è un buffone. volevo dire, a parte non ho visto la tappa di oggi, ma ho visto che ha vinto Molano. Grande Molano, avevo detto io, predizione che aveva vinto almeno una tappa. No, cosa volevo dire l'altro giorno? Ah, abbiamo capito due cose da tappa dell'altro giorno. Allora, che Thomas è veramente bollito, cioè non va più strafinito. Io e te, Mulla, si è fatto un grande acquisto. Sì, guarda, io, comunque il fantasacking ha delle regole. Uno che ti fa veramente schifo come corridore, personalmente, non lo devi comprare, perché tanto non ne vale la pena. L'unica volta che lo prendi farà schifo davvero. Infatti ho pensato che avessi donato Tonio Cartoio. No. Vabbè, Vuelta per ora, se dopo la crono, che comunque c'ha, perché noi la live non si è fatta dopo la crono, ho fatto il video con Visconti, ma la live dopo la crono non si è fatta. Ma breve analisi della crono, Mulla? Quale analisi? Ha fatto schifo Vingegaard e basta, e aiuto. Vingegaard non è il Vingegaard del Vingegaard e Ayuso hanno deluso gli altri, più o meno Roglic si è difeso bene, Gunn ha vinto, perché chiaramente è diverso fare il campionato del mondo rispetto a un cronometro in un grande giro dove magari Evenepoel ha speso di più, comunque è chiaro, no? Più o meno Gunn e Evenepoel sono alla pari, secondo me. Come cronome, cioè sono più o meno lì. Oh, dove cavolo eri? Eccolo. Ero a giocare a padel. Ah, ero in questo padel. Oh, ora parlano tutti di padel. No, ma padel. Non te, Marcello, avevi iniziato. Ti devo rendere onore, nel senso che cioè aveva iniziato molto presto. Parlando di ora, gente che ora è diventata giocatore di padel o ieri, tipo, capito? Ieri l'altro, quello ieri l'altro, uno l'altra settimana, uno domani, capito? Cioè, stanno tutti diventando giocatori di padel. Marcello, non so se hai sentito la notizia che anche Lupo Lucio è caduto in disgrazia. Ma porca puttana. Ma cazzo, cioè, io me ne vado. Cioè... So che non sai chi è Lupo Lucio, eh? Chi è Lupo Lucio? Però mi piaceva recitare. Lupo Lucio è la Melevisione, ti ricordi la Melevisione su Rai 3? Sì. Che era un programma per bambini. Sì, ma me lo ricordo. L'ho pesantemente dissato in live. Ma perché? Perché era prima del ciclismo, capito? E rompeva le palle. Io non vedevo l'ora e finisse. Gli ho talmente gufata
tutti. Ma poveraccio, cioè, ma povera me la visione, cioè, era simpatico. Me la visione, mele visione. Sai che forse c'era anche quella del meteo, di Mediaset, la Fratoni, che faceva la mele visione, no. La biondina del meteo, mi sa. Non lo so. Cioè, non so, ho questo flash, ma magari è una stronzata, non lo so, non sono lucido oggi, quindi non oggi. Cioè, Marcello, ma conosci? Dovremmo odiare Massimo D'Apporto con le sue monete. E questo la lira, la lira. Madonna, che bella, guarda. Cioè, ma questo ti fa capire, che brutti ricordi. Capire che il ciclismo, cioè il prodotto ciclismo lo vendiamo fondamentalmente alle persone anziane, perché spiegatemi chi cazzo va a comprare la storia della lira sotto i 57 anni. No, ditemelo chi compra la storia della lira. Ragazzi, in chat siamo 630. Uno stronzo di voi ha comprato non lo dirà ora se l'ha comprato, non lo dirà mai. Ragazzi, c'è qualcuno con prova annessa che mi mandate la foto su Instagram, dove cazzo mi pare che qualcuno ha comprato la storia della lira. Io gli farei vincere il Fantasacchi di quest'anno di diritto. Sì, assolutamente. 10.000 punti regalati, un bonus gli diamo, eh? Pensato, siccome siete tanto. No, Gin Tonic dice no. Meno male, per la precisione. Solo Mattarella, allora, ovviamente comprato la storia della lui l'ha comprato, allora se l'hai comprato Giambattista Vecchi, manda una foto a dove ti pare, a qualsiasi account, poi scrivi in chat, guarda, ho mandato la foto su Instagram. Su Instagram, deve mandarla su Instagram, ricordando l'insulto che ha ricevuto, e riceve anche il due scambi omaggio. Sì, sì, ti giuro, guarda, ti facciamo un regalo, perché veramente per comprare la storia della lira, cioè, ci vuole coraggio. E via Giambattista Vecchi. Però deve avere meno di 57 anni, Giambattista, perché sennò torna, sennò va bene. No, e dimmi anche che in forma privata vince anche tre preziosi consigli miei delle gare canadesi, che sono le mie gare preferite. Tre consigli preziosi. Comunque le dame... Storia della lira, no, ma sto seriamente considerando un lascio tra Save the Children e la macchina del caffè di Tiziano Crudeli. Cos'è il caffè? 800-565-565. Oddio, che ragazzi, che tortura. Meno male c'è una tortura. Meno male c'è Eurosport, io ho abbandonato questi video ormai. Ricordate il numero di Tiziano Crudeli, perché lo ripeto almeno tante volte, che proprio 800... 75 qualcosa, 525. Qualcuno dice la storia dell'euro sarà pure peggio, in effetti. È una storia di... è una tragedia dall'inizio alla fine. Ho scritto solo lo stronzo. No, ci ha preso in giro, no. 586. Ecco, facciamo promozione. Comprate la macchina e il caffè di Tiziano Crudeli. Compriamola ora. Allora, a questo punto, ormai, invece di parlare della Huerta, del Quebec, aspetta, datemi il numero. Compriamo, dai, la macchina. Allora, 800-585. Aspetta, no, però qui questo, sono diventati dei numeri diversi. Troppe... No, state scrivendo numeri diversi. Poi andiamo in balia. 500, ragazzi, vuoi il numero? 800, io mi ricordo 800. Trovate tre numeri diversi. No, non esiste questo. Allora, 800, 585. 585-585. Prova un po', 800-585-585. Stiamo degenerando, altri che degenerano. Sì, no, 585-586. Allora, 585. Allora, 800. 585-586. Vedo che è rimasto impresso. Poi, magari è chiuso, cioè hanno staccato il vino. Tremore di caffè. Ci scusiamo, ma in questo momento abbiamo un eccesso di richieste. Eccesso di richieste, addirittura. Entro la giornata. Grazie. No. Buttato giù così. No, un eccesso, allora, ora muore nell'immediato. Cioè, allora, posso dirvi una cosa? Giovedì 7 settembre
Guardate, ve lo posso dire, intanto sono passati tanti anni. Negli anni 80 e negli anni 90, visto che io sono più vecchio di voi, e c'erano le televendite anche di notte, televendite di qualsiasi tipo, che spaziavano da Vanna Marchi a Sergio Baracco, che era quello vi do la paura, esatto. Io credo di aver comprato per i miei amici non so quante parure di Sergio Baracco che gli arrivavano a casa con il bollettino. Cioè, io avevo tipo 14-15 anni e i miei amici si ritrovavano le parure, c'erano i genitori dei miei amici che erano impazziti. Ma chi cazzo ha comprato sta parure? Cioè, io facevo queste cose. Chiamavo alle 23, alle 11, ma per con il telefono di casa o col cellulare di mio padre. Che avevi buttato giù? No, 585, non è 585. Io sono d'accordo comunque con Gabriele Raponi di mettere questi premi qui per qualche... per qualche lega che si era incerti, io farei. Per qualche lega dove c'era incertezza... Io metterei qualcosa di questo. La macchina del caffè di Crudeli e tutti i cofanetti di episodi della televisione. Allora, lo sai, Fede, ha capito per cosa dico? C'era un po' di dubbio, no? La Lega dei Poveri, c'era un dubbio. Io metterei uno di questi tre premi e farei anche un sondaggio, per quale scegliere fra questi. Ah, no, poi non se sono veramente acquistabili, se no si offre. Cioè, come non sono acquistabili? Scusa, se sono sempre acquistabili, che siano crudeli, sì, però bisogna essere acquistabile tutto. H24, a parte adesso che Marcello ha provato e c'era troppe richieste. Faccio il sondaggio. Penso allora, sia per la Lega dei Poveri, siccome si sta facendo la Lega dei Poveri, se era incerti sul premio da dare, deve essere un premio povero o comunque ridicolo in qualche modo. E io farei un sondaggio fra questi non tre. Credo. Ma quanto costa la macchina del caffè? Allora, la macchina del caffè di Tiziano Crudeli è uno degli sponsor delle pubblicità anche di Mattino 5. Però io generalmente non ci faccio caso. Mattino 5 allora, c'è un quarto premio. Sul sito lo danno a 49 euro con 120 capsule di caffè. Vabbè. Avete quanto è? 49 euro con 120 capsule. Dai, si può fare. Ci avete un quarto premio? Allora ho messo Storia della Lira, Macchina Caffè Crudeli, Cofanetto Melevisione. Ci scusiamo, ma in questo momento ormai secondo me non hanno le macchine da vendere. No, è che tu metà del... Ma chi sarà che richiede ora tutte queste macchine per la morte d'arte? Sono tutti quelli che ti stanno seguendo. No, dai. Ragazzi, sondaggio avviato, sondaggio di YouTube, votate. È vero, la macchina del caffè non la paghi. E questo è il problema. Pagherai le scialde. Sì, ma leggi sotto. Che regalo fai, scusa? Leggi sotto che c'è sempre qualcosa da leggere sotto. Io so già cosa votare. Piccolissimo, però. Piccolissimo. Fantasizing sparisce per debiti nei confronti non votate la macchina del caffè perché come fai? Poi devi dire la storia della lira la sta dominando. Ma il problema è che la macchina del caffè è rimasta impressa ormai in questi ultimi anni, quindi è un incubo. Come fai a non votarla? Comunque da quando è andato via Conti, circa 20 minuti, si è aumentato il numero di spettatori solo per queste cagate che stiamo facendo. Perché le cagate, ragazzi, ogni tanto ci vogliono. Ascolta, questa volta da domani sarà il miglior grande giro dell'anno, ma per ora è una cagata, quindi si può fare anche queste cagate. Se non cancellano mezza tappa, Mula, perché danno tempo. Domani io mi aspetto quantomeno da arrivare a metà Tourmalet perché piove e brutto tempo. Io mi aspetto questo. In piccolo c'è scritto che se compri anche il caffè devi ogni mese comprarti una storia della lira. Ma quanto costa la storia della lira? Guardiamo quanto cosa non importa, dai, il premio va dato. Sì, allora, abbiamo 132 voti al momento. Crudeli 42%, Storia della Lira 40%. Dai, ragazzi, attenzione. Storia della Lira merita per quel motivo che è legata al Giro d'Italia, la Rai, cioè il Giro d'Italia su Rai, cioè Massimo D'Apporto, le caravelle, la Storia della Lira, il bambino che va dal nonno, ti compro la Storia della Lira, guarda qua. No, e 43 pari, Se volete vi do direttamente il numero di Crudeli. Ma il caffè non funziona. Ce l'ho anch'io, Lore. Il caffè non funziona perché non è un regalo, perché è gratis.
Ho capito, ma la macchinetta la pagherai, Dio santo. No, vedrai. No, 49,99. No, tu devi comprare, ragazzi, dovete comprare tipo 2 miliardi di euro di cialde all'anno e la macchinetta inclusa. Beh, noi facciamo un regalo che rende povero, perché la Lega dei Poveri rende povero. No, vince. no, ci vuole chiudi sto sondaggio, ha vinto 150 voti, ha vinto la storia della Lega. Di poco, siamo lì, 43, aspettiamo 200, ma che 200 non si può fare un regalo che è gratis e poi ti indebiti. Quanto costa la storia della Lega? La gente deve tirare in testa. È la Lega dei Poveri, è la Lega dei Poveri. Quanto capito? Costa la storia della Lega? Quanto costa la storia della Lega? Perché non si può spendere troppi soldi, ragazzi. Ehi Siri, quanto costa la storia della Lega di Massimo D'Apporto? Vediamo. Massimo D'Apporto è un attore italiano, ma chi se ne frega? Cioè, non, cioè, non lo so, ma che si ribollì. Te stai continuando, ha vinto la storia della Lega. Vediamo, 44-41, 163 voti, manca 30 voti, dai Mulla, va tranquillo. Guarda, vado a votare anch'io, guarda, ti vado a votare la storia della Lega, ci siamo contenti. Perché allora, quell'altro non è un regalo, vero? Cioè, il titolo, il titolo della live è Aspettando il Tourmalet. Ma vedi, ti mette in dedici poi. Il Tourmalet allora, che... No, alle 23.30 si va a letto, qualsiasi cosa sia successa. Che ore sono? Il Berta lo vede più rimessivo. No, c'è troppo da lavorare qua. Allora, già che siamo tutti tanti stasera, diciamo che domani Mulla confermi dovremo essere live 18:30, un'oretta, sì, un'oretta, sì, e qua subito dopo il Tourmalet, dopo tempo, sì, reazione dopo a caldo, reazione a caldo, molto molto a caldo, molto quindi caldo. Domani saremo live dopo la tappa del Tourmalet, sperando che sia a fondo storia grande Papa Yaga, grande, sperando che sia una tappa dove ci sia un bel processo da fare e dove ci saranno vinti e vincitori e vincitori di vinti. Attenzione, ci chiedono, ma l'abbiamo detto fino adesso, sì, alle 15 dice di Leo, che alle 15. Ah, perché la taglia, non lo so, perché partono tardi domani alle 2, penso dopo come le 2? Alle 2. Partono tardi. Sì, 2 meno 10, sì. Vabbè, ma è corta, però. È corta. E parlate, i primi 30 km sono in discesa. I primi 30 km in discesa sono 100 km, però, sai, sono tre belle salite. Aspetta, Mulla, dopo la crono in notturna ci sarà anche il Tourmalet in notturna? Che bello. No, i primi 30 km sono in discesa. 35. Cioè, ci sono 5 chilometri, falsa salita, 30 discesa, poi si parte. Tanto la facciamo vedere la tappa di domani, allora poi se ne parla. Facciamola vedere. Se ne parla. Vai. 1957, la zecca con 500 lire d'argento. Ma poi la ritirò perché le carate. Avevano le bandiere al contrario. Se sei già tutto, nonno, che fa? Mi sono regalino. Per la prima volta insieme le due versioni del. Ma è da lì, ma Massimo D'Apporto. Ma è il Berta da vecchio. Il raduno è il 14 ottobre. Ora seguite tutto, che in questi giorni esce il post e tutto. 14 ottobre. Partenza subito dopo pranzo, ritrovo dove l'anno scorso a San Giuliano, Terme, al Bike Village di San Giuliano. Stiamo ancora capendo che percorso fare, se allungarlo un po', fare il classico Monteserra Challenger, vediamo. E niente, 14 ottobre, subito dopo pranzo, in modo tale che i ragazzi che vanno a scuola possano venire. Costa un botto, attenzione, Marrucci sa. Marrucci, no, sa, è arrivato un 124 euro. Beh, dai, un botto, dai, con 100 euro la prendi. Oh. Su eBay qualcosa. Allora, possiamo chiudere, siamo a 192 voti, 45% storia della Lira, 39% Tiziano Crudeli e la macchina del caffè. Un botto. Peccato, la mia visione subisce anche il sondaggio. Cosa? No, 900 euro, ragazzi. Tiziano Crudeli ti fa pagare il caffè per 200 anni. Ma che 900 euro? No, 900 euro ma non è così. Ci rifiutiamo. Sì, ma ti cara la macchina del caffè. Aspetta, storia della lira, costo. Ma no, devi chiedere informazioni. Costa 125 euro.
900. Wow. C'è 28.000 euro una su eBay, credo che possiamo fare. No, non sto scherzando, ragazzi, ma me la metto. Vabbè, dai, ma questa è una follia, dai. 28.000 euro, guarda, ve la condivido, perché se non ci credete, 28.000 euro la storia della lira. Vabbè, ma questa è la truffa. Dici che ci fa la cresta, dici? Guarda, questa lì. Massimo da Porto è miliardario, quindi. Oh, 28.000 euro. Vabbè, questa è la truffa, dai. Sarà un pezzo unico. Bisogna trovare quella ufficiale che sponsorizza. Sulle caravelle erano al contrario. La prendi usata, cioè, come dai, 100 euro. Usata a 100 euro. Qualcuno che ha fatto la cazzata che poi ora se ne vuole. Dice, che cazzo l'ho comprata a fare, sono uno stronzo. Allora, secondo me Filippi Dati l'ha comprato. Attenzione. Allora, tappa di domani, ragazzi. Allora, abbiamo parlato come sempre in Mulan nel video, quello della descrizione delle tappe. Sali, scendi. Allora, il problema di questa tappa qual è, Mulla? Che è corta, perché conti i primi 35 chilometri praticamente sono di discesa. Sì, e quindi praticamente la tappa è 100 chilometri. 100 chilometri. Comunque poi le salite sono impegnative, tutte impegnative. L'unico punto che non mi piace, a parte la lunghezza, è dal 98esimo al 116esimo chilometro, sono quei 20 chilometri di fondovalle che ammazzano un po' l'Aubisque e lo Spandelez, perché non ci fossero stati, se fosse stata una tappa anche 20 chilometri più corta, ma una salita dietro l'altra, secondo me anche sull'Aubisque e lo Spandelez poteva succedere qualcosa. Quei 20 chilometri di fondovalle... come danno il tempo domani? Piovoso. Temporali. Piovoso, temporali. Sì. Quindi un turmale diverso rispetto al caldo. Ci sarà la nebbia come al solito. Turmale spesso. Allora, Aubisque, bella salita, la più facile di giornata, tra l'altro, 16 km 6-7%. Lo Spandelez più corto, ecco. Parecchio più corto, ma è molto più duro. Scusate, questa è la salita del Tour dell'anno scorso in cui nella discesa cadde Pogacar, giusto? È questo, lo Spandelez. Sì, può essere. Però non so da che versante. Dalla tappa di Lourdes Dacam, dici? Sì. Giusto? Sì. Sì, ma questo lo mettono sempre nel mezzo. Sì, è questo. Allora sì. Sì, è questo. Ecco, per esempio, se mettevano un Lourdes Dacam invece che il Tour. Va bene, ora non ti lamenta, dai. Va bene così, sta tappa. Però. Tappa tosta. Spandelez è una bella salita, ce lo ricordiamo l'anno scorso. Esplosiva. Il Tourmalet è questa è la salita, Bulla, perché questa è la salita. Questa è la salita. Questa è una salita. 18. Si va sopra 2000, è 18,8, quindi quasi 20 km di salita. Si va sopra 2000, pendenze medie sopra il 7%, tratto finale. Salita ufficiale, questa è una salita che è ufficialmente una salita. Questa è ufficialmente una salita. Domani ci chiedono big o fuga. Io ho visto l'andazzo di questa vuelta. No, secondo me no fuga domani. Domani è CUS, fa lo specchietto per le allodole. Cioè? Attacca. Cioè, in fuga. Così si vede la reazione degli UAE e degli altri. No, gli UAE non reagiscono perché non c'è nessuno. Chiaramente in fuga ci va a Bardet che è in discesa lì. Io sono sempre convinto che Kuss invece, finché... Io l'ho visto ieri, quando è partito Evenepoel, lui gli è andato dietro. È stato il primo a avere la reazione. Basta, Io, secondo me, Kuss, finché regge. Poi domani salta, Però non le fanno fare l'agnello sacrificale che lo mandano in fuga, allo sbaraglio. Ma figurati, in fuga non ce la possono mandare. Marcello ha detto che magari lo fanno attaccare Attacca, non va in fuga, attacca, è un'altra cosa. Attaccare anche negli ultimi 4 chilometri del Tourmalet, ma non lo vedo in fuga. Attacca, perché non lo fanno andare in fuga. Cioè, è impossibile. Oppure no, ti dicevi che cambiato. È uno dei primi a attaccare domani sul Tourmalet, a prescindere ci sia la fuga davanti. È uno che può attaccare sul Tourmalet, è uno io che può che domani tutto. Si ristabiliscano un po' le gerarchie e che quei due davanti si levino dalle scatole. Però allora, poi magari mi sbaglio. Io dico che secondo me Soler
uguale a Kuss, non attacca da lontano niente, perché Soler un secondo posto a 10 tappe dalla fine non era mai stato così in classifica, e farà di tutto per stare davanti a quell'altri due compagni di squadra e evitare di fargli il gregario. Secondo me Soler sta incollato a Kuss, sarà l'ombra di Kuss. Sì. Secondo me Kuss correrà in un modo e Soler farà esattamente la solita corsa, sì. Orto Strike, buonasera, il dottore che ha curato Oscar Holley e altri ciclisti, quindi se vi fate male in Catalogna, Orto Strike vi risistema. Mia moglie domani è a Barcellona, ottimo, spero che non vada da lui. Chiamati, ci sono da Orto Strike, vuol dire che è successo qualcosa di non bene. Almeida non lo vedo male, potevi dire lo vedo bene. Perché non lo vedo male? Perché non ci vuole. Perché non lo vede neanche. Salite qui fatica, comunque, però è un lottatore. Vabbè, ascolta, domani un Roglic o Vingegaard e vediamo bene per cosa combina. Siamo tutti concordi nel dire che domani è la prova del 9, Vingegaard c'è o non c'è. Sì. O domani oppure o guadagna tempo se arriva insieme ai Vene, pur vuol dire che a questa vuelta non ha legato. No. Quindi domani abbiamo già avuto diverse risposte in questa vuelta, però meno importanti. Thomas, va bene, cioè, ce ne frega nulla. Ora domani si sa, Vingegaard sì o no, e Vanepool se l'altro giorno è stata una giornata negativa e basta, o se veramente paga le salite impegnative, perché domani ci sono salite impegnative. Che poi anche sabato si ribadisce, non è e che... Poi, sì, poi sabato tappa un po' più semplice, sì, però... E poi capiremo se Roglic, o comunque in casa, a prescindere da Vingegaard, Roglic come si comporterà nei confronti di Kuss, se dovesse... Oggi ha preso 4 secondi di abbono. Cosa mai vista da Roglic, che va lì nello sprint? Probabilmente si è accorti che... Ma ridacchia, guardatelo, ride quando è nelle mix zone e fa i rulli dei faticanti, ride completamente. Ma poi lui con la Vuelta si trova proprio da Dio. È una speranza, la nostra speranza. Rilassa di più. Ma per forza, non ha rottura di palle, non c'è nessuno. Mass e vittoria di tappa sono due cose che secondo me non ragazzi, stanno insieme. Mass, una dichiarazione... inquietante. Sperava di essere tra i primi 5 o 6 nella crono, ma che film ha visto? Ma cosa, che ciclismo ha visto negli ultimi 10 anni? Che ciclismo ha corso? Massimo, io non lo vedo bene. Finalmente l'Alpecin ne perde una. No, vabbè, anche Arthur qualcosa ha perso. Però sì, effettivamente Groves penso si finisca la volata di oggi. Orto Stack invece le hai prese le macchine del caffè di Crutelli. Mas prende 2 minuti domani. Allora io partiamo, facciamo chi vedete bene e chi vedete male. Facciamo un nome a testa, due nomi a testa, dai. Allora io vedo male Vingegaard, non lo vedo protagonista. Poi magari si salva, però non lo vedo protagonista che dà distacchi abissali. Lo vedo così, benino, ecco, però non il Vingegaard del Tour. E vedo male, dico Mas, ma non sono troppo convinto. Vedo bene invece Roglic e Kuss. Io sono convinto di Kuss. Te, Berta, due nomi male, due nomi bene. Male Ayuso. Tanti due. Ayuso e... Blaso? Vabbè, Blaso. È sempre lì, è sempre lì. No, perché, scusa? Bene e bene pure Roglic. Vado controcorrente. Bene pure l'ho lasciato nel limbo, come hai visto. Per me, non lo so. Gloria? Io vedo bene Roglic e il secondo nome che faccio, perché io ho detto che vince la Vuelta, devo proseguire su questa striscia anche se non ne sono convinto, è Vingegaard. Qualcosa la Jumbo farà come squadra domani. E chi vedo male? Beh, sicuramente
Vlasov anch'io, e l'altro nome ti faccio Evenepoel, anche se spero tenga, perché lo vorrei vedere lì davanti a lottare come un leone. Aspetta un attimo, eh. No, Orto Strike, veramente il tuo babbo ha comprato la storia della lira? O la macchina del caffè di Crudeli? No, la macchina del caffè di Crudeli. Vabbè, ma la macchina del caffè chi se ne frega. Ma macchina del caffè funziona? È buono il caffè? È buono? Facci sapere questa cosa qui. E soprattutto, è diventato povero tuo padre perché deve per forza comprare le sciarpe di Crudeli? No, anche lui. Cioè, no, niente, scherzi, non c'è serietà in questa chat, via. Vai Marcello, due top e due flop di domani. Due flop, facciamo Cus e Soler flop. Prima e seconda. È andato sul facile. Sì, andato... sì. Piace vincere facile. Ma boh, non lo so, due che possono andare bene, Roglic, e ci metto, io vado controcorrente, ci metto Vingegaard. Roglic e Vingegaard bene, quindi a braccetto come l'altro giorno. Via. Cioè io voglio vedere domani come si muove la Jumbo, cioè domani è la Jumbo che deve fare pentole, coperchie, ritmo e non ritmo, scannare tutto, cioè domani è la giornata della Jumbo. Devono decidere loro cosa fare, se no veramente, cioè. Giusto, anche la Suzuki è vero, c'è da sponsorizzare. Temula? Due top e due flop? No, ma io non posso rispondere a questa domanda. Io rispondo su quello che spero io. Cosa speri? Io spero che i flop siano Kuss, Soler e Evenepoel. Tre addirittura. E che i top siano Roglic e Vingegaard e Ayuso. Altri tre. Però Ayuso è caduto nel tratto di trasferimento, quello scemo lì, e quindi non lo so cosa... Allora, io do le quote per domani, visto che me l'hanno chiesto in chat. Non dico la no, non posso dirlo perché non si può dire, non è legale. Però dico, non le posso far vedere, però da un bookmaker. Però se volete scommettere, vi ricordo che sotto al video c'è il link, scommetti... No, sotto al video, alla live, c'è il link per scommettere sotto utilizzando il bonus Fantacycling sui vari bookmakers che trovate in giro. Quindi, io vi leggo le quote così, a caso di un bookmaker, senza farlo vedere. Roglic lo danno a 2, domani, eh? Vingegaard 3,75. Kuss 4,50. Quindi, loro sanno qualcosa che noi non sappiamo. Adesso si fanno tripletto. Scherzo, c'è Evenepoel 5, io ho paura anche del podio, tripletta di podio finale, Evenepoel 5, e poi c'è un bel distacco perché Ayuso 12, Almeida 20, Mas e Soler 33, Vlasov 75, e poi c'è il niente più totale perché Landa, Ute, Brooks, Martinez a 50, il colpaccio di Vlasov a 75, Carti a 300, no scusa, aspetta, ho detto una stronzata, fermi. Lasciamo cosa stai facendo? La classifica generale? Sono uno stronzo. Anche di più. Sì, ma fatti capire, scusa, aspetta. Com'è possibile che non c'è la tappa di domani? Scusa. Ma sì che c'è, basta cercarla. Tappa è domani, tappa 12? No, 12. 13. La 13. La etapa 13 della Vuelta a Spagna 2023. Allora, aspetta, vediamo un Puto po'. Coglio. Marcello, ti devo scrivere una cosa nei commenti della nostra chat. Dai, tu riesci a vederla, sì. Perché mi dai il bancomat? Nella chat privata. No, per chiederti se conosci questa persona. Ah, ieri ero vicino a casa tua, a proposito. Era costato fare una diretta. Ma dai. Aspetta, vedi. L'avete mandato su Telegram? Non so. Lei è appassionata di ciclismo. Attenzione Lucon, Ah, ma hanno mandato su Telegram il costo delle cialde. Allora, finiti 120 caffè, quanto costano le cialde? E che amor di caffè risponde? Buongiorno, Oli. Vabbè, insomma, sto lì. Successivamente può acquistare le capsule direttamente da noi. Il costo varia da 0,35 a 0,43 a seconda della miscela scelta tra caffè pregiati e le bevande calde. Non ci sono vincoli di quantità mensili. Per mantenere la formula è sufficiente solamente effettuare un secondo ordine entro il quarto mese di utilizzo e consumare almeno 360 capsule ogni anno, quindi meno di un caffè al giorno. Un caffè al giorno?
toglie il medico di torno. Di torno. Ma scusa, ma su Amazon le Bourbon costano 19 euro e me ne danno 100. Vabbè, ma non c'è Crudelli che ti fa la pubblicità. Ma meno male, io sono dell'Inter. Allora, no, ragazzi, non mi riesco a trovare le cose. Ti ho scritto, Lorenzo. Dai. Sì, no, grazie. Non riesco a trovarle. Non ci sono. Oh. Sì, non ci sono. Puoi dirlo, che dici? Vediamo... Non mi riesco a trovarle. È strano. Ragazzi, su Telegram mi girate le quote per domani, se ce l'avete, perché no, non la trovo. Allora. Te l'ora la trovate? Dove penso che stai guardando anche tu? No, perché sono le quote della generale. Vediamo infatti mi avevano fregato. Allora, andiamo a vedere su Interapuesta, sul sito spagnolo. Dai, vedere dove scommettiamo. Johnny dice Roglic 4, Vingegaard 5, Vanepoel 12. Non so se l'ha presa da qualche parte. Ok, Vincente Tappa l'ho trovato io su un altro sito. Ok. Che non si può dire. Vai. Roglic 4. Vingegaard 5. Quello che aveva detto lui, vedi? E Vanepoel 12. Aveva ragione. Roglic 2. Sì, Tappa 13, vincitore. Ok, va. Poi è sorpresa. Poels, Bardet, Kuss 15. Ecco, alla fermo. Allora, Poels e Bardet, fuga. Loro sanno che questi due vanno in fuga. Sì. Ma Bardet si sapeva, c'è la discesa, sono 30 km di discesa. Kuss, scusami, Kuss? 15 con Bardet e Poels. Vedi, comunque non è che non ci credano Kuss. Poi? Storer e Ayuso 19. Mas, Caruso, Caemna 26. Diciamo che anche loro sono indecisi molto fra diciamo che danno più probabilità all'arrivo dei big più che della fuga, però un po', però una via di mezzo, via. Almeida 33 e basta, gli altri non sono neanche dato. Rubio a quanto è dato Rubio 29. Attenzione, il diecino sul Rubio che porti a casa 290 euro. Attenzione, speriamo che non ci sia la fuga dei 10 minuti, veramente. No, ti prego. La discesa così favorisce un po' una bella fuga, cioè non devi impegnarti troppo per andare in fuga. Ma è possibile che Mauro Baldini ci dice che c'è il listino di storia della lira a partire da 1.700 fino a 29.700? Sì, te l'ho detto, 28.000. Ah, no, ma se prima si era visto a 120, allora facciamo così, ragazzi. Si va a casa dei nonni, io piglio 100 lire, quello 500, si raggruppa tutto, si mette carino e si spedisce. No. Punto. Thomas, ragazzi, non va in fuga perché non va. No, ci riproverà, ma non domani perché è troppo dura. Allora, chi ha detto di 28.000 euro ha visto una roba di eBay, non ufficiale della Bolaffi, perché questa è la roba della Bolaffi. Sì. Ecco, quindi è già una che cosa diversa. Fatto Sergio Higuita? Higuita è a questa vuelta? È sparito. Qualcuno ha in squadra Higuita di voi? Non penso. Perché matto. Thomas in salita, ragazzi, io domani voglio che arrivino i big e che se la giochino. Se no, cioè, se domani ascoltate un attimo, cioè stavo guardando il percorso, cioè non è che ci sono tantissime tappe, cioè domani sabato, poi l'Angliru e sabato e poi l'ultima, la ventesima, che non si è capito che tipo di tappa è, una tappa innovativa che potrebbe essere o una bellissima tappa o una cagata pazzesca, come che... quindi c'è cioè, la quarta è un incognito, cioè l'ulta, ventesima, e poi ci sabato... sono tre tappe domani, sabato e l'Angliru decenti. La tappa di sabato è questa. Basta. Però l'arrivo è strano, l'arrivo va bene, ma comunque la tappa nel complesso è una bella tappa, cioè sì. Insomma può succedere qualsiasi cosa, cioè, sono tre salite toste, sì. Lunghezza? Allora, le lunghezze sono il no, della tappa 157, già meglio, poco, però comunque già meglio, non si va sopra comunque... 2000, però ci sono tre salite abbastanza dure, un po' intervallate da falsi piani, comunque è una tappa decente, diciamo, che viene dopo la tappa del Tourmalet, quindi comunque qui potrebbe succedere qualcosa. Poi c'è l'Angliru e la ventesima, basta.
l'ultima salita non è un granché, però nulla. La ventesima è come la Roubaix, come una 10 martedì, martedì c'è una risalita, sì, tipo le strade bianche, ma senza strade bianche. Ah, e quindi la Liegi, no? No, c'entra niente. Sì, cioè, mi sembra meno dura della Liegi come salite. Sì, sì, sì. Mi sembra più, non lo so. Sì, Lore, Martedì c'è una salita di 5 km all'8%. Bombo, ok, allora nulla. È un unipuerto, ma un unipuerto anche martedì. Il problema è quello. Poi no, mercoledì vabbè, c'è l'Anghero. Le salite finali lì veramente vanno eliminate dal ciclismo. No, c'è anche, no, c'è anche dopo l'Anghero, là, c'è una bella tappa. Cosa? Sei scordato questa qui. Questo è dopo l'Angliro. La Croce di Linares. È vero, è vero. È vero. Quindi qua è perché avevo 4 più forse una. Più forse qui ci sono belle salite, in questa tappa. 4, qui, di, 4 buone più una non si sa. Vediamo. No, ma te... Vuelta per ventesima, ora... scusa, mi è per niente. Per ora Vuelta deludente, però c'è ancora materiale. No, 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 tu hai detto, però sono 4 tappe, forse 5. Questa è la non ventesima. È che se uno più che passa il tempo è più che... Oh. Questo è... Che è, Marcello? Dai, allora, sì, è come una Liegi, dai. Le salite non sono impegnative, queste sono una Liegina. Queste sono le salite. Pendenze non eccessive, No, no. 5%, 6%, 4%. Spianate sono queste. Allora, una Liegi scarsa, perché poi oltretutto la Liegi sono 260 km e questi sono 208. Oddio, guarda, meglio di comunque meglio delle altre. Allora, questo è come chilometraggio bello, non c'è un metro di pianura, 3000 salite, il problema è che magari mettevano due salite in meno, un pochino più difficile era meglio, cioè la tappa di Torino del Giro d'Italia di 2 anni fa è disegnata molto meglio dal mio punto di vista. Bisogna vedere come sarà la classifica a quel punto lì, ovviamente. Il problema è che... Ma dov'è che sono? Dov'è che sono? Dov'è che arrivano? Fammi vedere la planimetria. Marcello, se sei l'esperto. Guadarrama. Ah, è tosta questa, va. È tosta, dipende come la affronta. È dura, però non c'è... Cioè, dove sono, Marcello? Sono nel centro della Spagna, no? Ma è Bellina. Però su queste salite qui mi spieghi come si può fare, come fa? No, è l'insieme, lì è l'insieme della tappa. Se l'affronti in una certa maniera, fin dall'inizio, con delle squadre che tirano bene, se no, no. Cioè, non è la singola salita, è l'insieme fatto in una certa maniera, ovviamente, perché se no, no. Non so cosa ne pensate. Può succedere di tutto come niente. Te l'ho detto, dipende da come dipende dalla classifica. se la Jumbo ha già diciamo piazzato i suoi nelle primissime posizioni, cercheranno di controllarla. Fermi, fondamentalmente questa sì. No, fondamentalmente questa è una tappa dai Evenepoel, sì, molto dai Evenepoel, anche perché lui si ferma a Bastogne, qua non c'è Bastogne. Lui ha diritto, no, è una tappa dai Evenepoel. Ulla, cosa ti ha fatto Evenepoel? Scriveremo niente, gli sta sulla palla. Forse perché è un ex calciatore, ci rivedo degli atteggiamenti da ex calciatore. Non mi piace, in realtà, e poi non va bene in salita. No, cioè, non è uno scalatore, è uno che poi vince con le crono. Non mi piace niente, dai. E poi, e poi c'ho quella teoria lì che ho tirato fuori, che però ancora non la posso dire. Ma la stai studiando? È lì. Io l'ho sentita. C'è una teoria del Mulà che presto vi rivelerà. Sulla Vuelta dipende da come va. Sul sito della Vuelta c'è il commento di uno degli idoli del, come si chiama, del maiale, cioè Scatin, il quale dice che sarà una tappa, esatto, che dice che è una tappa che accumulerà tante di quella fatica nei corridori, perché ha un dislivello superiore ai 4000 metri con 10 colli di terza categoria, uno dopo l'altro, che sono sfiancanti. In più, il fatto che sia un circuito in un circuito può creare problemi. La penultima tappa. E in più è un circuito in un circuito. Se tu guardi la planimetria, cioè la planimetria fa vedere che è un circuito in un circuito. Cioè sembra il Fiandre, avete presente il Fiandre che
Che è una tappa dura, sì, dislivello sì, difficoltà sì, il problema è a fine vuelta, sì, il problema è che quelle salite lì di per sé non fanno selezione. Va no, visto, ma cazzo, come le interpretate. Scusate, porca puttana. Ho visto come le interpreteranno, tutto lì. Una nuova colle, se domani domina cambi idea, no, cioè per questo è un giudizio che mi sta antipatico, non mi piace come corridore, cioè è una cosa mia. Non è Mulla, quello il punto. Renko scrive Mulla, attenzione assolutamente no. Io venne pure la parte queste volte così, poi vediamo ora come va, perché è inutile dare un giudizio ora se non è finita la volta, anzi per niente. Comunque io lo voglio vedere al tour con Evenepoel e con Vingegaard e Pogacar, come un tour di quest'anno, lo voglio vedere lì. Per il resto poi per me può fare la San Sebastian, quello che gli fa, la Liegi quando non c'è nessuno, nel senso può fare questa cosa lì, io lo voglio vedere al Tour de France contro Vingegaard e Pogacar, punto. Quando poi dopo lì, se lì mi dimostra, allora per me ha vinto tutto, cioè è il numero uno. Ti sta antipatico, ci sta, non ti piace? Ti devo dire, ma non si può sentire, non lo senti, è una cosa personale. A gusto. Cioè, è uno, cioè, Mulla, se qualcuno gli sta antipatico, per forza non gli piace. E comunque, cioè, ma che discorso è? No, non mi piace neanche come corridore, neanche. No, ragazzi, state ma è una calmi, cosa mia. State calmi nelle no, non puntate. Si può per ora quella teoria lì. La teoria non si può. Allora, chiudiamo il capitolo Vuelta, se ne è parlato abbastanza. Tanto domani avremo delle risposte un po' più chiare. Tanto per ora. No, ma io non è calcio, guarda che anche io ho giocato a calcio per praticamente tantissimi anni, ma è proprio quello che. È proprio quello il problema. Non lo so, dai. A parte che ogni giorno devi. Va bene fa notizia, fa parlare del ciclismo, va bene, però non è che ogni giorno devi fare la tua intervista dove spari delle cazzate o comunque dove dici un sacco di inutilità. Allora vale, aspetta, vale, cioè, ora qui spezzo una lancia fuori il nulla. No, allora, Remco è uno degli attaccanti. È un attaccante nelle corse che dove? Non cioè. Cioè, allora, perché se io gli attacchi che ho visto nei grandi giri di Evenepoel sono stati veramente pochi, poi la Liegi, il mondiale, sto zitto, assolutamente top numero uno per le corse di un giorno, corse di un giorno, corse ma un la, giorno. Gli attacchi che ha fatto è per ora, io negli ultimi due anni ho visto arrivare il gruppettino all'arrivo e tirare e praticamente fa la volata di 500-600 metri, 200-400 quelli che sono, gli attacchi di Evenepoel si riducono a questo, ora vediamo domani. Aspettiamo, però per ora gli attacchi di Evenepoel sicuramente non saranno nei grandi giri, non sono delle cose che rimarranno nella storia del ciclismo ad oggi, nelle classiche sì, anche perché non ha mai attaccato in un grande giro, al primo giro d'Italia sempre in difficoltà, era giovane, va bene, arrivava dalla beh, l'anno scorso se l'è giocata con Mas, ragazzi, cioè sì, vabbè, ok, vediamolo, io ho detto vediamolo. Lo voglio vedere già ora, in queste due settimane vediamo cosa tira fuori. Ah, sì, sì, ma sulle gare di un giorno stiamo tutti, questo è forte. No, a parte il mondiale di quest'anno, però se il percorso ci mancherebbe, la teoria era sempre quella lì, che nelle gare di un giorno c'ha pochi rivali. Perché per la teoria del Mulla è sì nelle grandi giri, ma anche nelle gare di un giorno, secondo il Mulla. Sì, però all'inizio ti ricordi che io dicevo che comunque nelle gare di un giorno non aveva rivali, secondo me, pochi rivali. Ora che è migliorata anche in volata, le gare di un giorno le può vincere, quasi tutte. Ma infatti, ragazzi, nessuno dice che Roglic è un attaccante, è uno che fa spettacolo, nessuno dice questo. No. Nessuno dice che Roglic dà delle sensazioni, fa emozionare la televisione come magari hanno fatto Pogacar e Vingegaard negli ultimi 2-3 anni al tour. Nessuno ha detto mai questo. Quindi se volete paragonare a Roglic, non ha dato spettacolo, non è, mi sta più simpatico leggermente come personaggio, però è una cosa mia, non è un problema. Poi se vi piace bene, poi quel tipo di corridore lì va benissimo, non c'ho niente contro.
cioè andiamo ognuno c'ha le sue preferenze, domani sappiamo la, diciamo, no, ma nel senso, ma ognuno c'ha le sue preferenze, nel senso, ognuno ha sempre tifato una, qualcuno rispetto a altri, che problema c'è? Cioè, siamo mica qui a fare i pontefici su ognuno ti fa quel che gli sto cartemai bene, purtroppo come Pogacar, Vingegaard, eccetera eccetera. Sì, è come Mosè, no? Sì, sì, ma io non faccio le telecronache in televisione, io potrò dire che tifo per chi mi pare e mi sta sulle palle chi mi pare, cioè ognuno fa il suo, di conseguenza non è che voglio imporre, parlando rispetto alla gente che percepisce quello che noi si dice, quando si tocca determinati temi si spacca in due come sempre, perché ci sono sempre due fazioni, ecco. No, anche in tre, anche in quattro. Ho capito, però Marcello, che Evenepoel nelle corse di un giorno abbia dominato, bene. Che Evenepoel nei grandi giri abbia dominato, ancora no. Ma chi è Michele Barni? Michele Barni è questo ragazzo che ci aveva già dato dei contatti e dice che ha il numero di Piotr Ugrumov. Urca! La voglia, vai. Fa comodo tu. Se non ricordo male, parla italiano, perché vive in Italia. Sì, sì, vive in Italia. Io non è, ma qui come mai si capisce sempre male? Scusa, cioè, io non è, dici, se levate Evenepoel che spettacolo c'è, ma io non lo voglio levare, io gli voglio che ci sia e ti fare per un altro posto, cioè, non è difficile, è per il bello del ciclismo, dello sport, no? Che ci sia la rivalità e che ci siano tutti e ti fare per qualcun altro. Io è devo ti fare Evenepoel, perché se Evenepoel vince la Vuelta, io forse che non la Lega della sta pazza, forse. Non voglio che non ci sia, ti fai lì, maledetto. Anche te sei lì. Vabbè, io ormai... Sì, te ormai sei lì, siamo lì. Senti, due parole su Quebec, riusciamo a farle? Così. Sì. Quebec. Vince Van Avermaet, fa podio Ulissi. Sì. Van Avermaet l'ho comprato, quindi ci spero. Allora, la UAE c'ha una squadra mica male. Allora, la stana solo italiani, cioè ha chiamato tutti gli italiani e li ha portati dietro. Ricordiamo questo, che il Quebec è delle due quella più facile, in teoria si arriva in volata di gruppetto, in teoria, o comunque è difficile a fare l'arrivo singolo o di gruppettino 2-3, come può succedere nel Montreal, che è di domenica. Comunque, capitano Confroy e occhio a Greg Van Avermaet, che sono le ultime gare della sua carriera. Basta, sono anche questo, sono mesi che stai continuando con Van Avermaet. Devo spingerlo con la mia Van Avermaet, non esiste. No, addirittura. Se vince Van Avermaet mi taglio dai, le mani. Greg, addio mulla senza mani. Madonna, sono tre mesi che sponsorizzi Van Avermaet. È come Sagan Van Avermaet, ma però con qualche anno in più, ma insomma. Occhio a Van Avermaet. Poi nella UE c'è Adam Yates e Ishii. Occhio a Van Avermaet. Però vai, Adam Yates si è piazzato anche l'anno. Attenzione Berta, occhio a Van Avermaet, anche Berta l'ha detto. No, occhio a Van Avermaet, no. Ah, ok. No. Non è mai iniziato? Ulissi. Quasi. Ulissi. Sono tanti. Anche qui la UE ormai è... Sei capitani a squadra, a ogni volta minimo. Sei capitani. Maica non so che sarà sempre peggio, faccia, là. Sarà sempre peggio, eh. No, e qui anche qui Yates, Ishii, non so, chi c'era? Yates, Ishii, McNulty, che anche lui fa la supposta figura di sé. Ulissi e Bellens. Tutti capiti. È una squadra della Madonna. La Porte che non va, speriamo un miracolo. E sulla Porta non dico più niente. La Porte chi l'ha comprato per la Bretagna, magari... Purtroppo l'ho comprato, sì. Però sì, non è andato benissimo la Bretagna, vediamo. E poi Benò però lo vedo più per il Montreal, più che per quella di domani. Poi c'è la Ineos, si presenta con la solita banda di Plapp, Eiter, ormai... Torna Martinez. Attenzione. Vabbè, che la Ineos, ragazzi, ora ha fatto una finaccia in squadra. E il Mullax che schiererà in campionato Sivakov. Sì, lasciando fuori Benili, perché è cascato e quindi vincerà sicuramente, perché lo lascio fuori lui. Non posso volevo comprare anche Adam Yates, ma... Ce n'ho già troppi da lasciare fuori, perché poi io so che tanto ve li lascio fuori, arrivano prime sessioni. Che cazzo?
No, non ce l'ho gli scambi, cioè quando arriva a zero sono a zero, non è quello il punto. Ma James Piccoli c'è? No. Quando arrivo a zero sono a zero, è inutile che vai a vedere quanti ce n'ho così, non mi faccio problemi. No, non ti posso dire così, c'è l'abbonamento premium, voglio vedere quanti ce n'ho io, capito? Poi, Little Track, io vedo bene schelmose, ma non per domani l'altro. Perché? Perché? Perché guarda che l'anno scorso questa corsa qui, comunque Adam Yates fece sesto o settimo, quindi non è che non è improponibile, non è che ci sono selettivo. Sì, ma non c'è Van Aert, non c'è Van Der Poel, non c'è Pogacar, quindi cioè nel senso non è che ci sono questi grandi velocisti, poi oltretutto resistenti. Può arrivare chiunque, diciamo la verità, questi sono corse da lotteria. Ok, Schelmose ci sta anche domani. Schelmose ci sta. L'hai comprato nulla? Sì. Oh, ma quanti cazzo di scambi c'hai? Non ce l'ho, cioè quando ho detto arrivo a zero e arrivo. No. Adam Yates, Schelmose. No, Adam Yates ho detto che lo volevo comprare, ma però poi magari forse ci penso per Montreal, non lo so. Allora, se lo vuoi comprare, di che c'ho gli scambi. Cioè, allora, se ce l'ho, ce n'ho uno, magari arriva a zero, che ne sai, scusa. Il discorso è che Adam Yates non, cioè, lo potrei comprare perché fa Lombardia, però non è ancora segnato. Farà sei Lombardia, sicuro che penso. C'è Pogacar, penso di sì. L'anno scorso lo fece, arrivò decimo, però sai, insomma. Torna però, quest'anno Jack Leonard, Poi alla Philippe vale il solito discorso di Van Avermaet, credo. Mauro Schmidt. Sì, Mauro Schmidt, forse qualcosina e basta. Van Sevenan. Van Wilder, io vedo per Montreal, attenzione. Per Van Wilder. Ok. Moritz che al sì, il Big Bank mi veniva al Renewi ha fatto benino, ma non benissimo. Ha vinto la tappa, però insomma la tappa annullata, quindi vabbè. E basta. Ecco Bilbao che forse tutti gli anni si rompe, poi dopo domenica forse per domenica qualcosina forse Lega assolutamente no. Poi Madua vincitore della Bretagna potrebbe essere interessante. Madua vince solo in Francia, attenzione. È la verità. Oh. Ok, quindi non lo prendo. No, va chiuso. Non cazzo è un po' come nel calcio, è la dura legge. Alpecin, direi no com. Andiamo avanti. Alpecin, Quinten Hermans. Giustamente Gianluca Brundu ci fa notare che in Quebec parlano francese, quindi... Attenzione. Mio fratello abita a Montreal. Quindi sì. Madua potrebbe sentirsi a casa, attenzione. Ah, pensavo davvero, mio fratello. Marcello? Chi? Mio fratello abita da 9 anni lì, sì. Può farci la live domenica da Montreal. Cosa? Lo segue il ciclismo. Live domenica. Sì che lo seguo il ciclismo. Non gliene frega un cazzo. No, gli piace tanto. Cosa sta facendo? Che fa Marcello, tuo fratello? Poi, Bora... No, Bora... Ma mai Montreal, tuo fratello? Perché lavora lì con la sua moglie. Bora c'è questo Vandal che non ha fatto male alla... Mattia. Alla Bretagna. Vandal non ha fatto male. Indri cosa ci va a far lì? Un cazzo. Montreal. Vabbè, dai. Più Montreal, direi. Ma... Poi Bettiol va bene per tutte e due. Rieccoci. Bettiol va bene per tutte e due. Magnus Cort idem, Ben Hill idem. Onore si è piazzato l'anno scorso. Questa è la squadra di 8. Pole outsider. È un casino. Chavez è l'unico che secondo me non ci incastra nulla, però. Ma è Chavez. È proprio lui. Don Wayne. Cofidis ancora. Scusate un attimo, ma perché portano Chavez a fare queste corse?
perché nessuno lo sa, non è a parlare degli altri. Ma non c'hanno una squadra femminile o una squadra crescita? Portami uno di quelli e vedi di Chavez in queste cose. La Fe è Zingol per questa domanda. Sì, la Fe, però la Fe non è, è andato un po' incalando. Sì, Zingol, Zingol, Zecchino d'Oro. Vabbè, sempre per un piazzamento. Sì. Poi Matthews è il grande favorito di domani. Ma... E però, sì, dai, le canadesi lui storicamente... allora, il Quebec a Montreal, no, Quebec ha sempre fatto bello, sempre Montreal fatto bello. Sì, però sai, se Montreal per lui è dura, però comunque potrebbe arrivare a punti, a prescindere. Sì, beh, no, lui si piazza di solito. No, ricordati che non c'è né Pogacara né Van Aert quest'anno, eh? No, no, infatti, quindi, te l'ho detto subito prima che quindi Matthews rispetto all'anno scorso magari non ha, non ha quella brillantezza, per l'amor del cielo, però ha portato il cane. È vero. Simon Yates a Montreal può far qualcosa secondo voi? Sì. E farà penso anche in Lombardia, penso, perché... chi è? Simon Yates. E poi hanno portato Simon Yates, che qui non è, non credo che abbia una grande storia, no, queste gare. Probabilmente più Montreal si addice un po' le caratteristiche sua, però è rischioso. Non è listato per il Lombardia, però sulla carta. Per ora è difficile saperlo. Jorgensen io lo vedo bene per il Montreal, per il Quebec non lo so, dipende, non l'ha mai fatto. Quebec a Ramburu. Sì, concordo. No, tanto mi faccio le squadre, visto che ci sono. Aspetta, eh? Sì, vai come se fosse a casa tua. Intermarché. Intermarché, Girmay, che è oggetto ormai misterioso, è diventato. Girmay cosa ha fatto quest'anno? Ha vinto una tappa, se non ricordo male, allo Svizzera. Nulla. E poco altro. Poi c'è la DSM che è ancora peggio, che veramente sono... No, scusate, erano distratto. Su Jorgensen che dite? Boh. No, domani no. Non lo so. Ramburu? Ramburu è come sempre. È sì, sempre anche favorito, l'anno scorso poi la fa dopo, bene, non è arrivato a punto. Sempre lo stesso discorso. Girmay io non parlo più. Boh. Vedo più un Rota protagonista, in una delle due ci proverà. DSM, questa è, qualcuno ci tirano fuori, lo sai com'è, no? Hanno tirato fuori qualcuno sempre. Vermeer, no, lo dico io. Kevin sì, Vermeer, lui sì, no, Vermeer, Vermeer, sì. Vermeer. Ha fatto male ultimamente. Costa uno, se non ricordo male. Quindi. Una storia. Fai in Lombardia. Che corridore è questo? I 22 anni. Sta andando bene. Sono quelli DSM, che non si capisce mai, però qualcuno ci butta bene in salita, mi sembra. Matthew Dinham, invece? La sorpresa del mondiale. Sono... settimo. Questi sono veri outsider. Sì, come si fa a comprare Dinam? Cioè, è veramente una follia. Come si fa? Ma perché? No, perché sprechi un cambio per uno che il flop è dietro l'angolo, capito? Ma dipende, capito? Bisogna fare un rischio grosso. Poi, Team Marchea, Barguil, Pichon, Champoussin, De Laplace, Louvel. Dai. Velasco, grande uomo della Astana. È l'unico che può fare qualcosa. Gli altri sono... Velasco è l'unico che può fare qualcosa. Andiamo avanti. Vanno anche gli altri improponibili. Nelic, come sempre. Storicamente cosa ha fatto a Quebec? Mai corso, perfetto. Prima volta. Ci si spera, ma... Allora, Delì fa l'europeo, quindi comunque chi ce l'ha lo schiera, lo tiene fino all'europeo e si guarda quel che succede. E Van Gils come sta? Perché recentemente non era caduto. Io prevedo una top 10 devastante, però magari mi sbaglio. Come Bretagne? Ma quando c'è grossi tenori succedono queste cose. Una gara un po' più pazza. Hall, Boven, G, Clark, Impe, Strong, Woods. Io dico Strong domani e Woods. Woods chiaramente ha detto già che punta per domenica. Quindi, sì, Woods per domenica. A Montreal, che comunque
Sì, non è una gara molto dura per le sue caratteristiche, secondo me. E Strong potrebbe far bene, secondo me, però anche lui non credo abbia storia in queste gare, è giovane. No, no. Vabbè, però Strong potrebbe far bene anche il giro, a parte che ha vinto solo il giro. Non ha vinto il giro, ha fatto solo secondo. Ha fatto solo il giro. Camp, di queste tre squadre finali, credo che l'unico sia di nota Camp. Sì, Camp, e sì, anche lui però ha fatto una cosa più di un freddo vuoto. Vabbè, imprevedibili, dai, queste gare vi sono imprevedibili. Assolutamente, quindi domani 18:30, giusto? Sì. E domenica in live seguiremo il GP di Montreal, quindi a sedere la fine della corsa, insomma, sì, che dovrebbe essere verso le 22:30. È più impegnativa a Montreal, Quebec è più facile, è più impegnativa la seconda. Monte a domenica è più impegnativa, abbastanza più impegnativa. C'è. Al numerato 1 sono quelli già. Ah, ma scusate, ma perché Max Pezzali ha cantato l'ultimo bicchiere senza nicchi? Cos'è sta storia? Ha cantato l'ultimo pezzo? L'ultimo bicchiere, che è l'ultimo pezzo, quello c'era adesso senza nicchi. Sì. Cioè, come si permette senza nicchi? Chi ha nicchi, scusami? L'arbitro. Cosa ci incassa l'arbitro del Pezzali? Scusami. Ma non è l'arbitro, l'ultimo bicchiere lo cantava nicchi, gli era scritta Max Pezzali. Ah, ok. Che è quello di Radio DJ, quello di Tropical Pizza. Grande sposo del cielo. Intanto... questa è bella stanzone via, Are, non capisco cosa vuoi, non me la menare vabbè. Boh, ragazzi, sì, sto scegliendo il prossimo concerto perché ora c'ho i Blink 182 che uscirà il singolo stanotte, quindi sono in trepida attesa del singolo Blink 182. C'ho due concerti dei Blink, uno a Barcellona e uno a Bologna, quindi torno a Bologna, andiamo a sentire Timmy Trumpet e Pizza. E poi ora stiamo comprando gazzelle a Firenze. Dai, c'è una domanda, non perderti queste cose. Fede, per il raduno, una bici per la mia donna che viene e si noleggia al Bike Village. Allora, ci sarà nel form, ora credo domani o domani altro esce il form dove potete acquistare la partecipazione e anche le biciclette. Allora, le bici sono numerate. Cioè, sono numerate, ci sarà una limitazione di biciclette, non è che possiamo prendere 47 biciclette. Ah no? Quindi, ma al posto di fare così... Quando esauriamo le biciclette, togliamo la vendita delle biciclette da noleggio, Quindi, la tua donna cosa vuole? Un'elettrica o una bici normale? Innanzitutto. Quindi, chi prima arriva, meglio... Sì, perché ci sono, per dire, 2S, 2M, 2L, 2XL, quindi sono come macchine, 8 bici, si può arrivare a 10 indicativamente, però poi quando finiscono è un casino, quindi bisogna affrettarsi a prendere le bici per chi non viene munito di bicicletta. Si può prendere anche l'elettrica, però l'elettrica per ora abbiamo solo mountain bike elettriche. Non è il massimo perché se si fa il pezzo in pianura come penso di fare, insomma, la bici mountain bike elettrica massimo fa 25, quindi elettrica Fede, ok, per ora mountain bike allora ci sarà, però stiamo guardando di riuscire, non lo so che cambio c'ha, comunque mountain bike elettriche ci saranno, credo ci saranno, c'è da capire se riusciamo a trovare anche, allora per la telecronaca potremo avere una live di uno che fa telecronache per i ragazzi toscani. Come il Mulla. No, ma solo per dare un qualcosa... Noi si farà dopo, poi, il montato del video, eccetera. Però potremmo fare la live diretta proprio su YouTube. Però ci stiamo organizzando, c'è da sentire sempre il tipo che ci ha dato disponibilità, però c'è da capire quanto chiede. Allora, i posti per il raduno è semplice. Allora, c'è il drone, assolutamente. Sono due. Ma è quello di Putin? Non lo so. Speriamo di no. Comunque, allora, per i posti, allora io vi dico già che se prendete partecipazione più cena, i posti per la cena sono limitati. Si può andare da 60 massimo 70 persone a cena, perché di più non ci si sta dentro il Bike Village. Quindi a 60, massimo 70, siamo costretti per forza a chiudere il pacchetto gara più cena, solo cena, insomma, poi si vede. E quindi poi rimarrà disponibile solo la pedalata, che ci sarà a pacco gara con... stiamo facendo 3-4 gadget carini.
numero gara di partecipazione, l'assistenza che ci sarà il meccanico dietro, l'ambulanza, eccetera. Come, come l'anno scorso, organizzato ancora meglio, dai, per quel che si può fare, ovviamente. Le faccio dei bolliti. Il Mulà in teoria potrebbe anche presentarsi con la bicicletta, non si sa, no, però... Il Mulà guida il carro funebre. Però in teoria dovrebbe stare davanti all'ammiraglia e con... cerchiamo di trovare una macchina che c'ha il tettino apribile col Mulà che sbandiera il via ufficiale a Buti, se si fa il percorso lungo. Si era tagliato per il foglio sulla carreggiata, potrebbe succedere. Comunque dai, vabbè ragazzi, questo è quanto, quindi stay tuned per il raduno 14 ottobre, comunque, quindi data c'è già e tutto. Ah, purtroppo diamo una notizia non ancora ufficiale al 100%, però siccome il vincitore uscente ha precedentemente preso un impegno in Maremma per una grave Maiala. Di 3 giorni Maremma Maiala, probabilmente il vincitore uscente non ci sarà, magari. No, quindi stiamo cercando un nuovo campione. Maremma Maiala. Quindi attenzione, perché il vincitore uscente non ci sarà. E io vedo già il bimbo della Butese che si spiega le mani. Sì, che ha ricominciato tra l'altro a correre dopo mesi e mesi di stop forzato. Allora, chiaramente chi si vuole imbucare si può imbucare, noi comunque le spingeremo fuori strada con pedate e gomitate, no, scherzo. Se date un contributo, io non credo che prezzi, faremo dei prezzi assurdi, ora ci sta tutto Camillo, lo so, però sempre io penso che solo la partecipazione all'evento, pacco gara, insomma, sarà una ventina di euro, non so, 30 euro al massimo. Noi si fa l'evento a rimessa, ragazzi, si sa già che si spende soldi e non si riprendono. Però si fa così per community, no? Visto che siamo cresciuti tanto, quest'anno si fa dirette, anche stasera si è fatto quasi 700 persone, insomma, e la Vuelta sta facendo cagare per ora, quindi vuol dire che comunque si crea pathos, no? A prescindere da cosa succede o meno nel mondo del ciclismo. Qui il maiale si presenterà in mountain bike elettrica? Il maiale ha solo quella chance lì, anzi, Mulà e Marrucci devono colpire ai fianchi, perché anche il maiale potrebbe dare forfè, perché il maiale è imprevedibile, attenzione. Imprevedibile. Quindi Magrini e maiale che mollano sono due protagonisti. Fingerà di non superare un controllo antidoping precedente il raduno, vedrai. Quindi il maiale dovrebbe esserci al 90%, è il maiale, quindi... Noi facciamo l'evento e ci si rimette. L'ha detto anche Bennati prima del mondiale di Glasgow. Ecco. Siamo schiantati più o meno simili. Ma il Mulà sarà presente sul Sera, che sia... C'è, diamo, ragazzi. C'è. Sì, ci sono. Bisogna è solo come capire in che la live di Fatale senza il Mulà. Bello, sì, ma manca qualcosa. ci saranno controlli antidoping? Assolutamente no, quindi è tutto buono, spinte, aggrapparsi all'ammiraglia, motorini alla bicicletta, Epo in vena, guarda, no, scherzo. Qualsiasi cosa, cavolo. Bastava dire così. Alberto subito si è risentito, è una battuta. Qualsiasi cosa, da ognuno userà i propri mezzi. Questo incitamento al doping. No, ognuno userà i propri mezzi. Il doping ematico non va bene, però il motorino va bene, giusto? Il motorino sì. Ok, vabbè. Orario di trovo, diciamo dalle 10 la mattina in poi, perché noi saremo lì dalle 10 fino all'1:30, alle 2 massimo che si parte, di notte. Quindi saremo alle 14, quindi saremo 3-4 ore insieme per deliziarvi con stronzate per 4 ore. il campione viene qualcuno anche dall'Albania, viene Aslani e anche suo fratello. Potremmo chiamare magari. Youssef Stefa. Possiamo chiamare l'admin di ciclismo e doping, effettivamente. Difficile. Il maiale mette la birra nella borraccia. Bah. No, non se la mette nella borraccia. Merita sei pronto per il record dell'ora. sarà su un percorso diverso. Allora, se lo facciamo classico, il Berta proverà a battere di 1,3 secondo. Sì. Il suo record. Se invece passiamo da Buti, il Berta cercherà di fare il nuovo combo da Buti. Sì. C'è qualche albanese in zona che va? No, albanesi ci sono. Aslani di dov'è? Di Calci, di Buti, di dov'è?
Buzzi. Il Mulai il 30 viene sul San Luca per Giro dell'Emilia, ma potremmo, il 30 magari. Settembre, va, vediamo, dai. Ibersef ha detto che è presente, perfetto. Ok, questo è ovvio, penso che sia una roba scontata. Sì. Come puoi preferire questo? Una quantità infinita di Coca-Cola. Vabbè, Letta prende la Coca-Cola, di sicuro. Io Coca-Cola sicuro. Ragazzi, ci vediamo domani alle 18.30 per il post Tourmalet, sperando che sia una bella tappa. Ragazzi, chi è entrato dopo e non ha visto Conti, riguardatevi l'ora di Conti, perché ha tirato fuori delle perle interessanti. Ciao, Coca-Cola e Panna. Vi salutiamo così. Nuova